pomeriggio a tutti. Onorevole, stiamo per partire, ragazzi, eh? Già, ma tu non puoi dire a uno che è nuovo, magari che si cane, forse sbagliato. Ma che mamma mia, che odio, che proprio, eh? Vabbè, iniziamo. È delicato, capito? Cioè, delicatissimo. Io dico, c'è uno nuovo, no? Tu immagini al bar, stanno tutti a ridere e scherzare. Oh, che te, che cazzo sei? Ma sì, è l'onorevole. Se fa così. Ciao a tutti, ragazzi, ben trovati, ben pomeriggio. Eccoci qua su Twitch. Ah, Marino che ci sta guardando dalla sua 3000. Come ci vediamo con la 3080? Sì, meglio. La 3080. L'abbiamo montata prima, abbiamo fatto una diretta su Grande Pino lo Spazzino, tanto che resabba, grande. Anzi, che si sabba. Comunque avete proprio i sub Pino Spazzino, onorevole. C'è un particolare. Gente di un certo livello. Vabbè, ragazzi, chi ci segue, chissà, o chi segue, insomma, il buon David. Vi abbiamo detto che oggi c'era il power up del suo PC. Eccoci qua, siamo pronti. Quindi, comunque, monterà tutto David. Quindi sta live durerà circa 6 ore. Non esiste. Guarda, è impossibile. Gliel'avremmo fatto fare, ma ha detto che tra un'ora se ne deve andare. Quindi saremo sbrigati. Saremo un po' sbrigati. Perché fa che tu di solito inizi assemblato dopo un'ora. E tu inizia prima e poi parlerò dopo. Mi tocca sta zitto. Strano. Prima. Sta cosa a me mi mette in guinzaglio. Ah, dici, c'è prima l'ora di preambolo. Sì, perché noi prima parlavamo un po', allora la gente poi ti fa, oh, ma quando assemblate, che sei, capito? E invece no, sto giro ti chiudono in faccia proprio. È vero. Tra 6 mesi partirà, sei pure un annetto, un altro donation goal per fare il repower up, giusto. Ciao David, non so se ti ricordi di me, ti dice Ant. Vedi? Non lo so, probabilmente sì. Oh, dai. Sì. C'è pure, chi c'è? Giusto, Tizio vorrebbe fare, vai Tizio, adesso lo puoi fare, forza. Fai sto shoutoutino al buon David Rubino, l'ho fatto curare. Vedi Alessandro, Rubio, ho visto il video della tua live quando sei commosso, perché quando
mancavano un tot di soldi del power up e mi hanno donato 1000 euro. Prima di iniziare vogliamo spiegare il perché, cioè come è stato possibile questo power up, perché parecchi non hanno visto. Perché Davide guadagna un sacco di soldi. No, non è vero, 3-4 mila euro al mese, siccome sì. Cattiv che ha detto per PC spendo massimo 700 euro, sì, giusto. No, questa è l'idea tua, però dobbiamo dire il power up. Dai, se vuol dire com'è successo. Com'è successo? No, è perché stavamo a parlare con Fabio e stavamo un attimo a vedere che comunque per quello che devo fare mi serviva una cosa un po' più potente e abbiamo deciso di fare. Sì, poi la cosa è andata, fa quanto devo spendere? Io ho fatto un B sui 1000-1200, poi ovviamente ti verrò un po' incontro perché sai c'è il rapporto d'amicizia. Ma è un pomeriggio a tutti! Ho detto comunque, ho detto poco che vuoi spendere, 7 di 8 ci vorranno. Ho fatto, vabbè, ma un personaggio come te che ci mette a fare 700 euro di donazioni? Ha risposto di stare, ci vorranno 3-4 mesi. Vabbè, ma perché io sono quasi tutti poveri. Mo però sono arrivati i ricchi. C'è l'erbondo, io l'erbondo. Però mo sono arrivati i ricchi. Sono arrivati ricchi, perché poi alla fine è successo che nel canale suo ha trovato comunque persone che hanno un bel sostegno, un bel supporto, e quindi abbiamo detto, vai, qui non si può fare. Sono quasi tutti poveri, noi ai nostri per una volta abbiamo detto che alcuni sono poco seri, i momenti ci chiudono il canale. Infatti però... Joe Dragon, che è, sicuramente viene dalla parte dei squaletti, dice subito, ma povero a chi? Ma mi hai donato 5 euro in un anno! A Porciaro, gli ha detto! 5 euro! Gio, tu sicuramente andrai molto d'accordo con Tizio, perché quello lui fa, oh, io ho donato. E questi mette sono per la mia 3080. Se potreste fare amicizia, li vedo molto. Vai su, Alexa, rinnova sub intanto, perché qui abbiamo il trenino 90%. Grande Alessandro ci mette 300 bittoni e arriviamo dice: ma arriviamo al 100, arriviamo al 100%. Il 100% è scavallato, almeno il primo livello lo dobbiamo completare. Il trenino, ho droppato 1200 frame per un motivo a me sconosciuto. Che c'hanno acceso? No, quello non sta a fare, quello sta a copiare i dati. Non vorrei che abbiamo droppato. Bufferizza anche a me. Non vorrei che oggi, proprio oggi, ci abbiamo problemi con. No, non credo, no? No, abbiamo droppati 1200, non sono aumentati. Ciao, Kira. C'è stata una laggata. Ciao, Kira. C'è stata. Ecco, non ero io. No. Meno male. Vabbè, no, capita. Vabbè, se eri te, se scandalizzavamo, riesci a vederci in 480. Insomma, non riesci proprio. Comunque, il PC di Davide, che adesso ve lo faccio vedere, perché sta qui di lato, che all'epoca... Mo che c'è Davide, che... vogliamo far vedere che siamo capaci a chiudere almeno il livello 1 del treno, o oppure ce lo può far parlare dietro. No, perché prima è entrato dicendo, oh, i miei... sono forti. No, e tu hai pure i nostri, sono forti, magari, però sono forti. Che miseria. Allora, sta veramente a cominciare a fare subito? Sì, beh, faccio vedere subito. Dice l'interno. No, vabbè, questo è l'interno del PC di Davide. Che comunque è stato tenuto discreto. È stato pure bravo, perché si è montato da solo la scheda d'acquisizione e che ha detto, oh, sì, ci ho messo mezza giornata, ma ti ho fatto il lavoro. Ho rotto il tasto, poi ho dovuto aggiustare. Ah, ti è il tasto. Ma è un pomeriggio. Ma che riparazioni che faccio, cazzo? Grande, grande. Ecco Alessandro che ci ha fatto concludere il primo livello del treno. Alessandro, se n'era per te, qui stavamo ancora a caro amico, c'ha il peluchino. No, ma sta una favola. È pulitissimo sto PC. Guarda come sta. Comunque, l'ho da lavato, questo, no? In realtà. Sì, ha lavato? Ha pulito? Però sopra no. No, ma è pulito. Questa è una favola. Da questo, in realtà, non dobbiamo fare nient'altro che prendere scheda d'acquisizione, le RAM e l'alimentatore e l'hard disk meccanico. Quindi il grosso rimane montato qui dentro. Quindi con questo possiamo fare un po' prima. Ecco. E io intanto comincio a smontare mentre voi ve la chiacchierate, eh. E tanto io sto qua, ci abbiamo una bella inquadratura. Certo, allora io in realtà oggi non posso fare quello che non fa un cazzo, sono costretto a fare la cosa più importante, cioè sono il responsabile dei dati di David. Mi devo occupare del backup del suo SSD, devo preoccuparmi del backup del suo portatile. Cosa che non ho fatto nessuno dei due, quindi io dovrei anche procedere a questa cosa. Procedi, e che te devi dire? Mica tu sei in grado di leggere internet. Leggo io, se no famoso. Guarda che David legge. Bella di Emanuele. Allora, calcola che Joe Dragon dice, mica l'ha portato. Mettete qua, da. Mica, oddio, ma anche se quella sedia è molto comoda. Si vede meglio da là. Sì, perché qui c'è Starcase. Ah, ok. Però se non si vede Fabio ce ne frega niente, se non ti vedi te, insomma, è peggio. Comunque dice, aspetta, mi sono perso qui, stavano troppo di corsa. Grande Francesco, intanto che pusha ancora il treno. Dicevo, Joe Dragon dice, mica l'ha portato pure un joypad, non vi dico cosa ci ha fatto ieri. Che ha fatto ieri questo joypad? Non lo posso dire. E come lo vuoi dire? No, ho aperto i pacchetti con... Un particolare. Dentro ai giocatori. Ah, hai sbustato. L'ho sbustato. Perché ieri mi hanno fatto una donazione di 100 euro per sbustare i pacchetti. No. Io ho detto, senti, ma c'è presto di follower tua? Come?
Questa è l'HB60 Plus che è l'acquisizione del gatto. Mettete il follow qua, per cortesia, addio. Mettete il follow Esifix, se potete avete i soldi sabbatevi. Pure, pure. Oh. Vabbè, Geo Dragon è povero. C'è la miseria, ma sono stato il padre. Grande Nairu. E infatti sta cosa li accomuna parecchio, eh. Rubino, a sto punto la mascherina mettila sugli occhi. Perché sugli occhi? Che cos'è che non deve vedere? Vediamo, vediamo sto power up, raga, che se mandai avanti 4 mesi per farlo. Hai capito? Andiamo. Andiamo su. Era pure il momento, insomma. Adesso ormai il PC inizialmente lo stavo utilizzando in maniera più soft, mo gli serve in maniera un po' più importante. Ormai è un professionista, insomma, Tu ricordi quando facevo quel PC del cacchio? Prima ancora che dicevo, cavolo, facevo questa a lavorarci. Ah, no, quel PC del cacchio che poi sta qua dietro. Grande Alessandrone! Grande Alessandro dei mille! Grande dei mille, eccolo! Eppure Chris che si abbona e siamo quasi a completando il livello 2. E andiamo, andiamo. Senti, a me, bello. Io lo dite pure voi per cortesia che ce le invita perché noi dobbiamo cucinare. Io ho spiegato io. Cucina con Easyfix. Allora, spiegate che io sono aspetta, grande. Qui dobbiamo partire un attimo dal preambolo. Cioè, per chi non segue attivamente David. A parte vi consiglio di farlo perché non mi dicono non invitare Fabio. No, no, che sta avvelena. Grande Shadow. Chi è che ha detto non invitare Fabio? Onorevole. Onorevole. E che cazzo, io metto a fan blacklist. Comunque, stavo dicendo. Ciao Posiello, benvenuto, grazie per il follow. Dicevo, David fa un. Anzi, te lo faccio spiegare a te. Perché tu dici invitalo per cucinare? Che cos'è che tu fai con la cucina? Da? Perché io ogni venerdì faccio un piatto diverso. Anzi, mo vorrei cucinare il sushi un giorno di questo. Cazzo cucini. Ma riso va cucinato. Riso va fatto. Questa era brutta, però cazzo. No, è abbastanza. Se poi c'ha paura alcune cose poi, no? E invitiamo Easyfix per una sfida. Per una... No, col sushi no, No, col sushi no, un piatto a piacere e ti dirò di più, siccome Dudubi è venuto come vicino di casa mio. Ah, me l'hai detto? Farà da giudice. Però c'ho dei dubbi sull'imparzialità. No, vabbè. Posso già... Vabbè, ma non minacciamo Dudubi. E dico, senti, se ti serve il PC, vado a fare i tua. Ma te devo sbugiardà che non fai la live di cucina la settimana? Mamma mia, Geo Dragon! No, vabbè, l'ultima non l'ho fatta perché Ludo stava lavorando. Oh, comunque, se vuoi, Geo Dragon lo banniamo. Cioè, non c'è no, problema. No, ma un amico, se è utile, vedi, è utile. Secondo me andrà contro a Onorevole. Stai, Bafferizzi, controlla se c'è qualcosa acceso. Abbiamo perso, è vero, abbiamo perso un altro po' di frame. Mi spegni quei portatili? Ah, quello del MSI, sì, quello stava a scaricare aggiornamenti. Shitty connessione. È vero, l'hai fatto. Vorrei comprare la felpa Easyfix. Per il momento ho... Ma scusa, X Yoshi? Ma sto nome? No, ma te dice... Il cane mio. Te dice qualcosa. Il senso... cane mio, Yoshi. Comunque no, per il momento non stanno in vendita. Che poi io sai quello chiama Yoshimitsu. Yoshi, però... come Tekken, eh? Sì. Grande. Però alla fine sono andato a finire su Yoshi, quello di Super Mario. Vabbè, perché è più carino, dai, Yoshimitsu è un po' bruttino in realtà, dai. Grande, intanto si è concluso il treno e andiamo, abbiamo quanti fatto treni stavamo? E abbiamo fatto 2 livelli, mi sa, eh? O uno o 2 livelli siamo riusciti a fare, comunque buono. Comunque mi piace la mascherina di Stefano. Questa qui, sta mascherina è quella di Valentino. Valentino Rossi. Vorrei che qualcuno mi regali la maglietta Easyfix, dato che ce l'ho. Ma la devi comprare, Alessio. La devi si compra. E poi Alessio sta sempre qua dentro. Ieri sono venuti, intanto mo si organizzano lui e Tizio, no? Vengono qua e fanno facciamo il ride da Easyfix. Loro vengono ride fisico, vengono qua fisico. E stanno qua tipo 6 ore. Vedo, che devo fare? Sto cercando di togliere, ecco, i cavi di alimentazione qua, tutti incagliati. Questa è una formalità, mo ce la spicciamo, Easyfix ho riscattato banna a Tizio. Sì, perché ho messo con gli Easy Point, quelli che si accumulano guardando. Noi abbiamo Tizio che è il fungible del canale. Uno quando dice riscatta banna Tizio, il moderatore deve banna Tizio. E mo non so dove sta. Che poi il problema è che Tizio è uno dei nostri moderatori. Quindi glielo togli il mod per farlo bannare. Leva il mod, bannalo, capito? Lo so, ecco. Rubino, mi banni Alessio? Se fosse possibile lo farei. Che bastardi. Sta a fa affinamento su De Te, capito? Dice tanto punto su De lui. Ma solo perché Alessio voleva scroccare la maglietta di Tizio. È vero, è vero. Ma Alessio è uno dei top donator, eh? Ha donato 6 euro in 10 anni, Ale?
Vabbè, come il mio, ha donato 7 euro in 2 anni. E più o meno stiamo là, che siete cugini? Però io c'ho il top player, mi dona da 2 anni 1 centesimo tutti i giorni. Che grande. Un bit da 2 anni. Alla fine, zitto zitto. La 1070 è sopravvissuta alla fine? Sì, è sopravvissuta. Ma quale 1070? Oh. No, non questa, la 1060. Quella che a casa mia, dici? Quella mia è sopravvissuta ieri, grande soddisfazione. Io l'ho provata, dico, mi ha sorpreso sta scheda. Tuttora ancora va forte pure. Guarda, Geo Dragon, un mondo viene addosso a me. Rubì, questa è qualità, impara. No, ma viene pure il Geo viene addosso. L'immortasci. Non si può dire da voi, si... No, no, si può dire. Si può dire l'immortasci tua. Si può dire tutto. Ho speso i migliaia di euro per fare una postazione. Per dai, tutti i microfoni. Ho speso le donazioni. Io ho fatto fisicamente. Ma ferizza come lo schi. Tu che hai fatto fisicamente? Ho ordinato. Ah, e beh, giusto. Quei soldi mi hanno donato. Non hai detto niente. Ah, devo dire un'altra cosa. Vai. Allora, sto facendo studio nuovo. Bene. E dietro questo studio nuovo ci saranno dei Funko Pop. Ah, ok. Ci sarà il Funko il Trono del Muore. Ogni persona che mi dà un Funko Pop mi metto il nome. Sì. Per fare lo studio. Però un Funko che vi rappresenta. Iron Man. Non lo so. Cioè, ti serve un Funko? Che vi rappresenta per mettere Easy Fix dietro. Bello. Allora. E poi dovete venire in live per a chi non dire adesso, dai. Per dire perché questo. Ok. Va bene. Uno allora mi ha regalato Batman. Ben pomeriggio a tutti. Perché, perché Batman? Te lo dirò in live. Ah, figo. Poi mi hanno regalato uno streamer D4 che saluto. Che anche lui è appassionato dei PC e tutto quanto. Se volete ve lo presento. E mi ha regalato. Mi ha regalato quello là di The Man in Black. Ok, Will Smith. Comunque stai per Sam. Infatti pure lui dirà. E però tu non sai ancora le motivazioni. No. Ok, te le diranno tutte poi. E poi sei io dietro ogni figlio volta che mi regala un Funko e ci metterà il nome, io lo vedo, è come se il pubblico mi, capito, mi guarda, è come se c'ho il mio pubblico, i miei amici. Fai il mero montaggio dei componenti. Infatti io dico, invece magari di fare la donazione, se volete, tanto un Funko costa 10 euro, 15 euro, potete regalarmi quello e lo tenete dietro. Beh, figo, ci sta, ci sta. C'era già quel buco della scala. Esatto, quanto è stronzo, onorevole. La cosa, non lo sai che ha scritto? Ma se ti regalo un pop da nappi, ti posso dire il perché? Onorevole, per favore. Che bavoso, guarda. Mamma mia. Allora, qui abbiamo finito, ragazzi. Mi sono preso tutto quello che mi serviva. RAM, hard disk meccanico, alimentatore. De sta roba, a parte il cavo, questo qua, quest'altro cavetto, non mi serve nient'altro. Questo lo prendevo... No, neanche. Questo non mi serve. Vabbè, stacchiamo. Potrebbe tornare utile. A posto. E qua ci siamo. Mo se comincia a lavorare sul nuovo. Sai come stai messo lì a clonazione? Non benissimo. Non benissimo. A me fa una cosa, t'ho dato da fa. Un compito, cioè. Vabbè. Ciao Easy Benny. Grande Bennone. Allora. Ah, è uomo? Sì, sì. Ah, tutti, no, ecco, da noi non ti puoi sbagliare. Sono tutti uomini. Sono tutti uomini. Pure se c'è squadra, pure se c'era uno con nome da femmina. E fai, oh, ciao, eh. È uomo. Non te puoi sbagliare. Ah, è proprio... Sì, sì, sì. Ma tu quando fai account, se non metti... Cioè, se capisci che sei donna, non ti fai iscrivere al canale nostro. Vabbè, come una scatoletta di piselli, insomma. Sì, cioè, sì, sì. Per minestrone, giusto. Sì, sì, giusto. Pensate che io gli unici soldi che ho donato sono quelli per il PC di Tizio. Mi sento depresso. Ma infatti fatti la sub, Spizzo. Grande Spizzo, è vero, gli manca la sub. Alcuni perché non c'hanno l'Amazon il Prime e quindi... Magari non ce l'hanno e niente, non riescano a farla. Però c'è sempre qualche buonanima dei nostri grandi top donator che poi alla fine come entrano, io non c'ho la sub, alla fine gliela regalano sempre. Alessandro è top, quindi adesso. Alessandro al momento è top donator di bit, ma mensile. Ma ha superato Ross. 60. Ross è uno dei proprio soprannominato Cerberos. Questo è il mese iniziato, qui siamo molto calmi perché Ross quando entra... Ah, la schioppetta. Schioppetta pesante, schioppetta per l'ultima volta è entrata, ha regalato non so quante sub, tipo 30 sub tutte insieme.
Rubino, no, no, Tizio, tutto lo dice Tizio, non ci credere. Ah, incazzato. Ma è uno dei cazzoni più grosso del canale. Quindi su quello proprio. Io ho donato moltissime sub, infatti sono ex capotreno. Ma no, quello è un bug, lo sai che lui c'ha il bug di Twitch, lo sai che ha fatto sta merda. Ha scritto a Twitch, dicendo io ho donato i bits, non mi ha lasciato il capo. Apparentemente è riuscito a scrivere a Twitch. Ecco lui, Alessandro. Grande, grande Alessandro! Ale. Grande, grande! Ma se, no, io ce l'ho sub, se no entro pure io, ma regala pure a me tutte le volte che entri, becchi. Comunque dicevo, sto bavoso l'ha fatta, ha scritto a Twitch dicendogli che c'è stato un problema con il discorso del capotreno e questi praticamente gli hanno risposto dall'assistenza di Twitch, gli hanno risposto e gli hanno messo il capotreno fisso. Non ha mai donato un beat, mo sta a provare a fare il trick per vuole l'icona del bitarolo, quello che 10k bit, che dicendo io dono 10k e non mi dà icona, e questo se la fa dare. Io gli ho detto se te la fa dare banno l'account. Se banno l'account, te ne faccio fanare. Grande, no, è già partito Benny il treno, si era subito dopo in stazione. No, no, non da retta, Tizio, la luce in fondo al tunnel. Eccolo, Davide che sta scrivendo. Grazie sta scrivendo. Alessandro per la sub. Ma non è vero! Vabbè, mo adesso. Mannaggia, ridica Alessandro. Alessandrone bello. Proprio lui sta aspettando a 30-80. Davvero? Facciamo partire sto treno. Ora metto il gol per la 30-80. Il problema non è cioè tu tempo che fullerai il gol, La scheda ancora non sarà disponibile. No, non si trova. Io ci provo. Ci provi? Quanto costa la 30-80? 1000 euro. Ok, io la farò il coso della 30-80. Vai, metti, vai. Tanto l'alimentatore regge, dai. Metti 900. Metti 900, 900? Dai. Sì, 900, dai. Che, allora, Rubino gli montiamo, vedete in sovraimpressione scorre, la B550 Tomahawk con un 3007X. Insomma, fa un bel salto, perché prima è passato da 5.8.4 e ci streamava uguale. Il meccanico non ti serve, vero? No, sono rimontato. E questo lo rimontiamo. E quindi... E poi stiamo montando, e questo per la gioia di Tizio, dentro un Arogul. Condissimatore Arogul. Tiè, Tizio, sentite male. Oh, c'è pure il Leviatano. Ecco, l'Infinity è un altro che fa male quando vuole. Leviatano, intanto qui c'è Rubino. Se continua a farmi domande sul MD, mi incazzo. Qui perché mi vuole donare una sub, vero Alessandro? No, ma non, magari non so Alessandro, magari c'è il Leviatano che dice... Ah, Leviatano? Leviatano Alessandro. Sì, perché il Leviatano Infinity che... Ivuzzo bello, Ivuzzo è un altro che comunque quando gli gira il chiccherone sa far male parecchio. Facciamo entrare! Allora, Fabio e Stefano, ho fatto un acquisto tramite il link di Amazon, vi risulta la prima volta l'uso. Non lo so Francesco, quando l'hai fatto? Perché poi si vede sempre uno o due giorni dopo. Come? Infinity? Bufferizzate una cifra, ancora? Ma chi è che frizza? Tutto qui. Spegni pure quello. Sì, perché praticamente la linea è in uscita. Ogni tanto si vede che se la linea è occupata bufferizza. Abbiamo una linea di merda. Sì, noi abbiamo purtroppo una 100 mega che va a 70 mega. E niente, quindi un po' bausa. Hanno donato? Non me ne sono accorto. Eh sì, Berserker ha donato 3 euro per il caffettino. Invece di metterne 2, ne ha messi 3. Dicendo questi sono per tutti e 3. Grandi. Grazie, Berserker, mitico. Vuoi il caffè, da? Io che. Ma sì, va. Sì, io sono stato a marimondo. Lo sai che io sto a fare, praticamente, ancora da andare a dormire. Perché c'avevo un appuntamento, una chiamata di lavoro stamattina. Un appuntamento ultimo? No, una chiamata di lavoro stamattina e pensavo di non rispondere. Ancora devo andare a dormire. Grande Yoshi! Grande Yoshi! Grande Yoshi! Non ho capito, fammi vedere. Si abbona! Scusa un momento, tu c'hai una chiamata di lavoro per paura di non rispondere e non sei andato a dormire. Ah sì. Ma dai. Ma come cazzo ragioni? Perché, ma perché io mo devo far FIFA. Mo sapete che ho firmato un contratto con Team eSport. E io tutte le sere devo portare FIFA, porto FIFA fino a lunedì. Oh, scusate, ho bannato Tizio perché era stato riscattato un paio di ban e l'ho bannato, quindi Leviatà non hai sprecato nessun punto. Non ti ho fatto sprecare punti. Io non bandi Tizio Gales. Ho fatto. No, mo la faccio, mo faccio il sub goal. No, il donation goal per la 3080.
lo zucchero. Beh, sul caffè non esiste dieta, eh. Il caffè amaro, senti, per me, io non prendo sto a dieta, ce lo metto con zucchero. E ancora non ho preso la classica bottiglietta, ragazzi. È vero. Io, quando vengo qua prendo la bottiglietta d'acqua, però ancora non ho preso. Meglio perché dopo c'è lo charback e lì sono dolori. Ma io perché se... La 3090... Sì, ciao. Mo' ho capito la generosità. Però a un certo punto, troppo. La regaliamo? Metto il donation goal. Quanto costa la 3090? Beh, quasi 2 sacchi. Quasi, poco meno. 1.900, dai. Dipende dalle versioni. Una buona sui 1.900, Sì, c'è sta pure Rubino. Per chi entra adesso? Donation goal dei miei... No, donation goal? Non esce un gol. Ci faccio un PC che non ho spazio però. Da questa per un attimo tolgo il case di mezzo. Perché abbiamo la scheda macro. Eccola qua. Ma devi passare il pollicione poi. Il fingerone. Il pollicione. Pollicione. Allora non hai capito niente, Micro laghicchia. Oh, speriamo che si sistema. La mascherina dovrebbe coprire il naso perché scende, Luca. Scende. Da stamattina ce l'ho, fra un po' mi si staccheranno le orecchie e mi casca. Ciao Flabboss! Mazza, com'è la connessione? Cioè, ci sta staccando la connessione. Ma direi i pastarelli devo portare. In genere funziona sempre bene, però. Ah, pensavo in genere funziona sempre che i pastarelli. Sì, infatti, Rubi, qua vengono tutti a mani. Nessuno viene a mani vuote, tu sei a mani vuote, eh. Naggia. Anzi, ho fatto pure i buffi col fornaio. Ci ha lasciato 10 euro del buffo col fornaio. Hai capito? Allora, questo qua, 3007. Dopo andiamo a pagare il fornaio. A ste, ma sta mascherina ogni tanto... Sì, calcò, l'ho lavata ieri. A ste, sta buono che se ne l'avevo messa e ancora ben i cornetti su via di bottina. Cioè, questa che ci vuole? Io sempre questa indosso ormai, la più comoda. La lavoro circa ogni 2-3 giorni. Ma questa chi ce la regalate voi? Gerardo? Quello è Gerardo, sì. Non è giusta quella scheda... No, ammazza. No, questa ci sta, ahoia. B550, insomma, bella scheda, eh. Guarda, Tomahawk. Via. Poi la B550 è fascia alta, questa. Sì, questa sì. Dovremmo cambiare la scintillina, Gio, ma è venuto il tech e ha detto non te la posso cambiare. Grazie per la sub, intanto. Io continuo a scrivere grazie per la sub finché me la regalo. Troverà una buona anima prima o poi. Voleva la maschera di Easyfix, eccola. Tiè. Questa Gerardone ce l'ha regalata. Qui ha fatto tutto? Pure tutto dritto ha messo. Manco se per me controlli, ha fatto. Ma con gli omberi. Allora, qua. B550 scalda meno del 60%. Delle 570 per chiudere. B550? Non ho capito. Scalda meno del 60% delle 570. Parla dei chipset della scheda madre. Questo tipo di scheda madre è che l'X570 è il chipset quello superiore, però scalda di più. No, Bagheera è molto tecnico su queste cose, molto informato, quindi se hai il suo benestare, guarda, stai a posto. Ma Kira è una donna? No. Ah, no, è un altro uomo. Non te puoi sbagliare. Eccolo Alessandro. Oh, grande Alessandro. Adesso puoi spammare il esatto. Guardalo che grande. Alla fine ha detto grazie Masab 3-4 volte senza averla. Alla fine gli è arrivata. Alessandro, perché è un signore grande. Adesso per la legge del canale, quando ti viene regalata la sub, qua funziona come a Napoli di caffè. Ne dovresti regalare la tua volta una. Dovresti lasciare una sub pagata. A chi? Random. Mo ci ha rimesso. È una tradizione. Mo ci ha rimesso. Mo ci ha rimesso. Vabbè, magari non subito. Aspetta. Vediamo chi c'è. Uno a caso. Ma Gio Dragon a te manco si me paghi. Ta lascia la sub. A me tirando, ma fa che sia il caso a decidere. Gli ha regalato Vanni Gio. Regala un abbonamento. Eccolo qua. Io intanto sono pronto col fingerones, eh. Ma da telefono costa di più. Da telefono costa un euro di più, è vero. Maledetti. Perché c'ho sta Mastercard qua? Di chi è? Fabio mi ha ridato l'euro in più. Voi devo dire appresso. Eccolo.
Eccolo. Grande Pentium, grazie per il follow. Vai, vado col fingerone, qua, porca miseria, perché non ce l'ho osservato. Vabbè, la regalo dopo. Sennò devo mettere tutte le schede. Allora, promesso, quando ritorno e fa la live. Va, regà, perché devo mettere tutte, non ce l'ho salvate, ce l'ho salvato. Ah, dici le carte. Non ce l'ho salvate le carte. Al fornaio avevo la carta. E niente, e non potevo pagare. Quindi la sub. Sono avanti, vi pagherò. Ma un po' di porto, Basta con questi fingeroni, basta. Ciao Nello. No, promesso. Basta. Che regalerò la sub appena vado al PC a casa. Basta. Stacca, basta. Basta, fra un po' parte il ban wave, attenzione, Stacca. Allora, questo e questo ci siamo, è fatto. Qua ci siamo. Questo metti qua. Alessio, allora. Ste, se usassi il dito anche... lo so. Ste, ma la sub ancora non è... No, devi condividerla, francese, l'hai fatta. Posso prendere l'acquetta magica? Certo, vai che puoi prendere l'acquetta. Ste, ma proprio niente di più. Di scroccare, ma tizio, la sub l'ha mai scroccata? Credo di no. Tizio, l'unica cosa con cui si è fatto parlare dietro, si è fatto parlare dietro su tutto. Se continua a farmi domande su MD, ma in cazzo. Allora, intanto, raga, vado ad applicare. Fabio oggi mi ha messo addirittura Eventole al posto giusto, incredibile. Una cosa che non succede mai nella storia. Vabbè, oggi non te volevo ostacolare perché per meno. Ma perché l'ha fatto per Davide e Van de Corsa, mica per me, capito? Siamo intanto a 205, buoni. E dai, Gesù, andiamo. Ma raga, tocca fa più a sta cacchio di parte delle Resifix, per favore, Quindi tutti i giorni dobbiamo essere in tutte le live 200. Ma magari ci caschi. Il problema è che a casa tante volte si addormono, capito? Dice giochi, ma a me il gioco non mi piace. Che vuoi fare? Ma prima o poi ci arriveremo. Tizio ha portato, va riportato, va a fare al limone. Ammazza, quella era proprio cattiveria che ci riportava. Grazie intanto a Lala, quella del quartiere, per il follow. Questa è gente. Se continua a farmi domande su MD, ma incazzo. È buono, non lo so. Sì, devo dirti di sì. Eppure è bello esteticamente, funziona bene. Finora tutti quelli abbiamo montato, neanche un reso, neanche uno rotto. Purtroppo noi felisti ci siamo anche quando c'è solo Fabio, però molti non vengono. Ciao Paghi. A volte bisogna pure lavorare, se non si mangia. C'ha ragione pure te, Telaglione. Eccolo qua, questo l'abbiamo montato. Però non mi piace. No, già pagato, già Just Pavilion. Ho già pagato, possono confermare dalla regia. È vero. Sono una persona onesta. Guardi gli scontrini che gli sono andati a buffa a voto a fornare. Stefano, come mai il live dal negozio stasera? Quella lì è una cosa che aveva detto Fabio che voleva fare, infatti la farà solo lui stasera live dal negozio, invece di andare al Tesla e farla da là, la farà direttamente dal negozio, perché comunque ci sta qualcosina da fare, quindi fa una sorta di live tecnica, però a negozio chiuso. Quindi non è male come cosa. Potete imboccare. No, non potete imbrasare all'interno. Ciao Samuele! Aspetta che sto finendo di... Ok... Allora, Vanni Gio ci dice, io ho 64 giga di RAM. Troppi, che ci fai? Una 2080. Sì. Un i7. Sì. Una 6900K. E anche un tera di... SSD. Cosa gli conviene cambiare? La capoccia. No. Ma dipende che ci fai, Vanni, con sto PC, perché in realtà c'è un PC molto potente, che è quasi una workstation in realtà. Ma lui ci fa i dialoghi o balla? Allora che vuoi cambiare? Aspetta, devi aspettare. Stai bene per ora, Lo puoi lasciare tranquillamente così. Ma non mi piace come entra questa cosa. Cioè non mi piace perché non lo vedo simmetrico, e per quello che ci sto litiga. Ma secondo voi riesco a montare il PC? Eh? Allora io vado qui alle 3:30, sì. E alle 4:30 sarò a casa. Sì.
E se c'ho la live, secondo te riesco a montare il PC e fa tutto? Oh, se ci metti un'ora e mezza attacca quattro spine, allora se non preoccupa, vabbè, ci proverò. Dai, che ce la rifà per forza, Allora. Pure lei però intelligentemente, no, sapendo che dobbiamo fare una cosa del genere, non spostare la cosa di un'oretta, tranquillo, lascia tutto male la prima. No, e lui dice, beh, che ne la famo. Ma io perché so che Stefano è veloce. Il problema è che l'abbiamo troppo bene, secondo me. L'abbiamo troppo bene, è vero. Ma perché so che Stefano è una skate. Bravo, dillo, dai, vedi. Tu però mi hai detto, però Fabio mi ha detto che tu, cioè prima l'ora del preambolo a parlare, io non lo sapevo. Non l'ho calcolata, l'oretta. Beh, c'ha ragione, c'ha ragione. Mi ha rovinato tutto. Ma non sapevi che lui è diesel, cioè lui parte comunque... Ah. Io sono lento, ce l'ho capito, a carburare, capito? Dopo un po' che parli, vabbè, a me c'è bisogno perché mi piace che chiacchierà, capito? Ma qualcuno qui, da casa, che sta alla 3080, chi è che c'ha la 3080 solo di voi? Solo Andrea Marino, è uno dei pochi. Ah, cioè, oddio, non so qualcun altro se l'hanno shoppata da qualche altra parte, ma veramente è impossibile da trovare. Onorevole, a te ci credo. No, se... Manco se ma fai vedere da manco. Se mi fai vedere davanti sarà sei solo Aska, non ho detto. No, neanche quella c'è. La 1550 Sure, manca esista la 1550 Sure, ma che scheda c'hai? E allora, c'è la tizio, sì, come no? Io la Ventus, ma di che? A trovarle, Ma hai visto la diretta su Instagram? È rimasta salvata su Instagram come Instagram TV, IGTV? La potete andare a vedere, dura una decina di minuti, che è stato il montaggio della scheda sul PC di Marino. Benissimo. Allora, qui ci siamo. L'SSD di come stai messo? Va bene se parte. Bene. Bene. Allora, qui siamo sopra. Ora prendiamo il case, montiamo all'interno. Tanto aspetta, qui. Aspetta, vabbè, quello lo posso montare pure dopo, Sì, sì. Sì, sì, la pure è un M2, dai. Lo si monta comodo, sì. 1, 2, 3, eccoci qua. Oggi te sto portando ospite, un ospite? Mamma mia. Dove? In trasmissione, chi porti? Chi porti? Si può dire? Lo voglio vedere il tuo posto. Dai! Aspetta, cosa va bene qua? Ma non si può dire. È segreto. È oggi. Che fai? Non pubblicizzi? Sì, mo pubblicizzo, un attimo. Lo devo prima vedere per farti capire. Allora, è questo. Sono questi due che le stanno mostrando ora. Questo con la capigliatura bianca e l'altra nel quadro. Lui chi è? Allora, lei è Marilyn Monroe. Einstein. Vabbè, raga. Lo devi vedere. Non c'ha un nome in realtà. Ma dove l'hai trovato? Turista. Cioè, ragazzi, io penso, potete vedere perché penso che vi ammazzate dalle risate oggi pomeriggio. Ancora la fai alle 18. Ecco, vedi, oggi c'è tutta la giornata impegnata. Massimo, riesco a montare qualcosa, te chiamo. Sì. Oggi tutta la giornata impegnata. Vale, perché praticamente ci sta noi adesso, poi c'è sta dopo Rubino, stasera Fabio dal negozio. Lo so, non si può dire. Ecco, a che ora chiudi la live? Ma sei 20. È 20, ride. Guarda, se già sono, vado live a 8 e 5, se mi vedi live. Ti faccio ride. Se ci stai, sì. E dai, che stasera almeno vi risposta tutti del quale. Chi è quello pelato? Sì, capirà, siamo un 2. No, vabbè, no. No, Fabio sta a livello 2. Vabbè, che tra me e lui cambia solo che io alla fine ci sono stato e lui no. È giusto. Grazie intanto Zaza per il follow. Allora, mi avvicino un po' a voi, mi appropinco a voi. Eccoci posso qua. Niente. Vabbè, stai messo bene. È la prima volta che sono le 2, alle 2.40 hai finito. Come sei le 2? No, dico, sono le 2.40, alle 3 hai finito. Ah, ecco. Non è mai successo. È bella perché vado di corsa. Mo vedrai che alle 3 quittano tutti. Spizzo dice, quello che è brutto è Fabio e poi scherza e ride da solo. Quello che non sa fare un cazzo è Fabio, per distinguerli, Dice, questo è Joe, giustamente, stai invece con la X570, 1060, 2060, che posso cambiare? Beh, quando usciranno le serie 5000, il processore paghi, se vuoi stare proprio al passo con i tempi.
stai 20 già 1070 che qua che ieri andava benone. Sì, infatti mo c'è la schiaffo. Infatti tu stai preoccupato sto casino 2080, 3080. Ti attacca 1070. Ma io ho detto, calcola, se io avessi cambiato Streamlabs in OBS Studio prima di cambiare la 1080, manca 2080 l'hai preso. Stavo talmente bene che ieri la 1070 mi ha fatto ripensare, ho fatto certo io una 1080, pensa quando andavo bene. Per giocare 2K. No, adesso avresti detto forse la 3080, forse... quando ci sarà la metterò. Questo case, questo qui è l'Airhawk, Airhawk della, per la gioia di tizio, Aerocool. Oh, ci sono un po' più di prese qua dietro, non è che poi dopo te impicci, c'è un po' di roba in più. No, c'ho solo le prese USB, Alan va qua, e poi qui c'è la scheda video e qui c'è la scheda acquisizione. Gli famo un disegnino. Quello che cambia sarà uscita per le casse, quella rossa, non ce l'hai, e le cuffie? Sì. Quella rossa è il microfono, c'è disegno del microfono. Beh, no, le cuffie c'ho USB io. Ah, ok, allora c'è problema. Sta a posto. No, perché capito, Davide si è fatta una foto dietro al PC, fa così mi ricordo dove. Fatto... Ma dopo il PC è diverso. Che cazzo fotografo? Vabbè. Mi ricordo se è fatta, capito? Cioè, com'era prima? Annaggia. Insomma, oggi qua. Ma come hai trovato sta persona, sto personaggio che te Ma tu lo sai che io conosco un po' tutti. Sì. Niente, l'ho conosciuto a una puntata di Ciao Darwin. Ma c'è stava pure Follettina. Ma tu a Ciao Darwin c'è stata una volta sola? Sì. Ma ti hanno mai chiamato in causa? Sì o no? Allora, io ci devo andare come concorrente. Però poi mi hanno messo in mezzo al pubblico. Appena è entrato Follettina, io merito forte. Sì. Appena è entrato Follettina ho cominciato a ridere proprio forte, è venuto proprio pesante. Hanno fatto inquadratura in pieno, t'hanno sgamato. Tipo sentito, oh! Però come concorrente c'è stavi, cazzo. Sì, infatti. Ma io mo ci riprovo quest'anno, tanto è tutto cringe. No, macchina del tempo. Ti senti male con la macchina del tempo? Rubino calcola, se lo vedono lo mandano alla macchina del tempo, è matematico proprio. Per forza. Però certe cose, secondo me certe cose le fanno pure apposta. Certo. Sì, certo. È registrato, quindi è un po' preparato che sta. Però fatto sta che dopo che ti hanno inquadrato, secondo me già lo decidono chi va a fare che cosa, no? Cioè è normale che la macchina del tempo ci mandano quelli che poi ti fanno sgarare di più e alcune cose le fanno fare a quelli che le fanno fare per forza quello, eh? Sì, per forza. Cioè se tu ci pensi, Bonolis ha costruito la sua carriera prendendo per il culo le persone. Beh, è fatto cioè, bene. Cioè ammirarlo, pensa quanto guadagna prendendo per culo le persone. Ma quello lì in realtà è come il comico che poi prende De Mira il pubblico che sta sotto al palco. Ognuno c'ha il suo metodo, se lo fa senza essere volgare, eccetera, eccetera, te fa ammazzare i risate. Ale, certi. So preparati, nel senso. A meno che c'è sto ragazzo che oggi porterò io che è stato. Faccio Darwin, lui è proprio così, insomma. Qualcosa accentuava, però è proprio così. Che sacra roba. Mi ricordo, l'ho incontrato a Milano. Tu immagina, mezza agente, no? Mm-hmm. Mi guarda e fa, ciao amo! Partivo bene. Io ho detto. Un po' ciao. Ciao. È meglio Alizio, tanto lo sai che lo faccio solo io. Che cosa? Cose nostre. Scusa, fammi cose mettere. Nostre, ma tu non te ne devi preoccupare. Ma tizio è mod. Se mod per finta. Come te posso dire? Non lo potresti definire. È un'entità astratta, tizio, in realtà. È sia il mod, ma è. Come te posso dire? Per farti un esempio a scuola è come se quello che viene bullizzato, però gli dicono sempre, oh, se devi segnare la lavagna, segna te, capito? Apparente gli dai il contentino, però di fatto lui è quello bullizzato. Però è un personaggio, no. Però è forte. Ah, vuoi rispondere? Uno in cucina, no? Che non quel culo e fai surgelati. Sì, fai video, una volta gli abbiamo detto... Abbiamo fatto una mystery box. Sì, abbiamo fatto una mystery box con ingredienti a cavolo e lui ci doveva cucinare. Tizio, ripeti un po' gli ingredienti e mi sono scordato che t'avevo messo. A fine a casa ha cucinato, ha preparato quello che doveva, sto piatto tipo Masterchef e è stato pure bravo a mettere insieme quegli ingredienti. C'era l'avocado, il burro di noccioline e il burro d'arachidi. Ma la Pavilion, perché Rubino è un personaggio e il PC serve per lavorare, quindi alla fine non c'era il tempo di fare un video. Serviva una cosa tipo pit stop e per fare una cosa tipo pit stop...
L'unica era una live. Eh sì. Ci possiamo provare allora, ma che componenti ci vuoi comprare? Poi lo facciamo più avanti, perché quella cosa di come abbiamo fatto l'ultima volta non possiamo farlo tutte le settimane, sennò andiamo rovinati. No, in teoria se dobbiamo far video devo venire qua alle 9 del mattino. Perché poi è 6 parto che live. Comunque i live sono un sacrificio enorme. Bella scoperta. Io parto giù. Io esco con la mia ragazza solo il mercoledì. E il mercoledì, che è il mio giorno libero, mi rompo nei coglioni. Dici un po', raccontaci un po' la tua settimana tipo. Allora, la mia settimana tipo, mi sveglio. Preparo l'argomento da portare. Aspetta, è che c'è sta sempre la cosa che la gente pensa che chi streama non fa un cazzo, non sanno che dietro c'è tutta una preparazione. Magari ti puoi concedere dormire un'oretta in più, quello lo puoi fare, però. Sì, sì, ma no, io sono molto meticoloso con quello che faccio, guardo molto i dettagli, anche se non sembra. Quindi io mi sveglio, mi preparo la stream che devo portare. A parte ottobre, che mi sono preparato tutto il calendario d'ottobre a settembre. Lavoro su più progetti contemporaneamente, quindi mi preparo tutte le cose che devo dire, tutti gli ospiti che devo portare, e in più devo fare FIFA la sera, e quindi dalle 6 alle 8 faccio la mia live. Ma tu di base che fai la sera? Fai il gaming? Gaming, sì. Sempre FIFA? Sempre FIFA, perché ho un contratto con Team eSport, e quindi da contratto. Ma sei capace? Beh, con i giocatori che ho, non è magaricchio, dai. Se fa quel che se vuoi. Esatto. E come mi riscuoti più successo? Con la live, diciamo, just chatting o col contenuto? No, just chatting. Just chatting faccio 200, 300, 400, 800, 700. Sai quanto, faccio FIFA? 50, 60, al massimo 100. Vabbè, il contenuto gaming. In realtà io ho notato questa cosa, che io Twitch lo seguo poco, però ho l'impressione che sta cominciando ad andare più forte di prima, anche perché ci sono molti contenuti non gaming. Me l'appoggi quest'idea? Sì, sì. Perché sta crescendo tanto coi numeri, ma non sta crescendo in realtà coi numeri del gaming, perché più o meno la gente che guarda i giochi, se tu vai a vedere la somma totale, sono sempre quelli. Però quelli che guardano just chatting, il cibo, stanno in costante aumento. Sì, perché il gaming è, purtroppo è una cosa sempre di nicchia, legata molto al titolo che porti, e poi comunque la gente, non tutti piace guardare un altro che gioca. Sì. Si annoia, ecco, quello è, non che non gli piace. No, vabbè, poi c'è gente come Zano, cioè, fa 17k. Monopolizza. Sì, come fai la sera? Vabbè, però c'è la tua nicchietta, finito Zano, c'è sta idea. Che giochi, io mi faccio il mio piccolo pubblico. Già che arrivo a 200 su FIFA, per me è un bel traguardo. Come no, qualche altro gioco non lo fa mai? Ho fatto Among Us, giocavo a COD, però a COD non ci gioco più. Poi Fortnite 0, Fall Guys 0. E poi stavo. Fortnite, però un periodo lo portavi. È inizi, ma facevo 3 spettatori, ma no, 3 spettatori in modo tipo 3. Io sono partito. Sta, ragazzi, che ho Fortnite, tutti ci fanno pubblico. Vabbè, ma. Io sono partito con davvero 3 spettatori, perché ancora non lo sponsorizzavo da YouTube, Twitch, perché la prendevo così. Poi quando ho visto i guadagni triplicati, cose in più. E donazioni. Su YouTube invece? So fermo da un mese. Ben pomeriggio a tutti! No, mo faccio uscire un video, poi ne faccio uscire un altro, che è la promozione al nuovo format che farò e vi inviterò. Però non adesso, il prossimo mese. Perché io ho notato che chi fa, cioè ormai tutti si sono specializzati che fanno in realtà tutte e due, però il modo giusto di usare i due social secondo me è YouTube per determinate cose e Twitch per altre. Ovviamente Twitch per il discorso live, noi siamo un'eccezione perché noi siamo nati su YouTube con le live, e noi ancora oggi, pure se spingiamo tanto su Twitch, facciamo numeri più alti su YouTube. Però è pure vero che noi abbiamo un'utenza di un'età elevata, quindi certo, tante persone meglio. Sopra i 35-40 anni proprio Twitch ti dicono: io mi sta sul cazzo, Twitch non lo voglio vedere, e non ti seguono su Twitch. Sta cosa non ce la siamo spiegata, però è così. Stefano mi sta rompendo. E quindi noi siamo praticamente costretti a fare questo balletto qua. Poi ovviamente noi, se dobbiamo far vedere un assemblaggio di NPC in un certo modo, dobbiamo fare un video tecnico su una cosa, ci serve YouTube, non posso caricare certo. Un video su Twitch, chi se lo guarda. Certo. Però noi siamo un caso a parte. Comunque stai per Samano.
YouTube, ecco, tu ci potresti caricare i video come facevi prima, perché in realtà c'è un secondo canale che carico tutte le live. Perché non le carichi sullo stesso? Perché non andrebbero mai. Dici? 100%. Ciao Milfiori, ciao Inuollo. Ciao Milfoni. Chi è? Ah, vuoi rispondi? Chi ha salutato? Perché no, tu hai detto ciao Milfoni. Ma no Milfoni, Kilfiori. Ah, ho capito male. Kilfiori, ah, ciao. Poi il bello che loro, ciao Inuollo, lui niente. Poi come ha sentito mezzo, Milfoni, ciao Milfoni. No, ho capito Milfoni. Mi si metto subito in mezzo. Ah, Kilfiori. Vabbè, ho capito Milfoni. Io sono scelta io la build. Mortacci di Pippo. Allora, scheda acquisizione ce l'hai qua in basso, eh. Okay. Ho girato la scala, tizio. Invece la scheda video, i tappi levamo che non ti servono. Peluccio si abbona tra Twitch Prime per 4 mesi. Cosa per 4 mesi? Ah. Un corso di 3 mesi. Dai ragazzi, grandi come sempre. Non si capisce, ormai parla con i paroloni Twitch, non si capisce in decorso. Che vuol dire in decorso? Parla come magni. Sa di malattia, in decorso, ma che è? Oh. La degenza. Sai, ho fatto shoppare la scala, ringrazio la sicurezza. Vabbè, no, mi ci hai fatto riflettere, tizio. Oggettivamente c'hai ragione. Adesso non ti va tutti i meriti, eh. Ieri hai fatto un piatto, non si vuole. Dai, se vuoi, guarda, ieri ho fatto. Se continui a farmi le domande su MD, ma in cazzo. Che... Te dico, fermate. Le milfone ci stanno sempre bene. Che ne pensi delle milfone, David? Andiamo a dire cose che c'ha la ragazza che ma magari no, segue. Se è intelligente mi dà una risposta politica, poi devi calcolare che c'è la componente. E infatti ha risposto, a me piace. A me piace, cioè. Dipende dal tipo di MILF. Perché quali tipi di MILF ci sono? Vabbè. Ad esempio una malena, che vorrò invitare su Twitch, è una milfona. No. E l'altro tipo dall'altra parte quale potrebbe essere? A me per esempio piace Barbara D'Urso. Barbara D'Urso. Io sono innamorato. Sei ingrifato forte però. Io sì, da una vita, da quando sono giovane. Secondo me se la vedi senza stucco cambi idea. Vabbè, gli metterò una coperta. Mi frega. La gradisco. È giusto. Oddio, aspetta, dove devo mettere il cow in? In. Okay. Lo spende 3.000 euro, viene deciso pensando. Il problema Kilfiori non sarà a pensare alla build cazzura, sarà a pensare alla build cazzura con una scheda video proporzionata a quel PC. Però non ti preoccupare che siamo specializzati. Ma questo non c'è manovelle sopra. Non c'è manovelle sopra. No, non c'è manovelle sopra. Quello era l'unico modello. Non c'è mania. Era comodo. Sì, quello è vero. Gli manca la maniglia. Allora, detto ciò, che c'entra il sommelier delle MILF? Ma come me ne uscite? Chi l'ha detta questa? Già su Pavilion, perché Pavilion è anche, se non ricordo male, Pavilion è, c'ha una media elevata. E giustamente dall'alto della sua esperienza, perché ho notato che comunque i maschietti passata una certa età comunque non è che diventano selettivi, diciamo che ampliano il raggio. Ampliano il raggio. Sì, perché inizialmente quando sei giovane stai in fissa con quelle più grandi, poi stai in fissa a una certa età con quelle più giovani. Ma a un certo punto, secondo me, oltre i 50, capisci che cominci a spammare dai 70 ai 18, capisci? Vabbè, dopo allarghi il range fino a una certa, no, che ti piglio tutto. 50, cioè, vabbè, se trovo quella dei 68 tenuta bene. Tutto, che... tutto a posto, tutto, via tutto, via tutto. Se butta via niente dopo. Niente, sta live. Se... Vedi, Tizio si dissocia perché Tizio, essendo giovane, vabbè, Tizio c'ha l'ara, quindi non possiamo. Ma perché? Quanti anni c'ha? Ma io posso andare così e canto in. Ma io non lo so quanti ce n'ha. No, 23 non... anni Pavilion, ma giù. Allora che dici? Allora ricordo certa? Male. Ti ricordi in casa? Quello è il gatto. Stai, quello è il gatto che non fa di... che non ha di lei. Quella ce l'abbiamo pure noi qua la scheda, eh. La 1080, quella lì è la scheda d'acquisizione 1080-60. Vabbè, ragazzi, dopo i 50 è Chalice, per cortesia. Io guarda, mi è successa una cosa che giuro che è dell'incredibile. Io sono andato all'ospedale perché c'avevo il reflusso gastrico. Sì. A parte appena sono entrato dalla dottoressa faccio calla, andiamo sul reparto COVID. No, detto, no, il reparto, ammazzo. Dottoressa, non se ho di niente. Però poi aspettando, perché poi ho aspettato 8 ore prima che mi arrivassero i risultati, eccetera. È arrivato uno con giacchetto sopra il pisello. Ma davvero? Sarà caricata, sarà bombata? No, e però l'hanno portato e gli era presa un infarto.
Porco Giuda, vedi quella quando esageri con la pasticchetta blu. La signora, che poi la signora c'ha tipo 70 anni, quindi pure lui c'ha 70 anni. È andata vicino, io perché con orecchio pizzo, è andata vicino alla dottoressa e gli ha spiegato, guarda, si è preso l'infarto, si è presa la pasticchetta, cioè, in che senso la pasticchetta, signora? In che senso la pasticchetta? Che ci ha preso il Viagra. Mai risate, io stavo a dire, te creda signora, 70 anni, ma che boffa, mo con tutto il bene. Grande squadore. Grande squadore, sì. Ma che cosa? Che cosa, Anello? Ma che è? Ragazzi, senza parole. Purtroppo lo fanno, Bravo, che dico? Succede, oh. Vabbè, ma è normale, una certa tante poi rende, Dicevo, io ci sto sul pezzo, continuo. Mi ha pompato troppo. Sai che fine ha fatto, Crash? Che ne so, però. Allora, ci siamo quasi, siamo quasi finito, eh. Pure qui tutte le lucette colorate. Sì, ma qui è per peggio di prima. Qui pure davanti con lucette colorate. È perché la ragazza mia dice, ma ha fatto l'importante è che c'è le lucette colorate. Sto venendo a installare un punto sul buon Xiaomi. Preparatevi. Che ce l'ha. Ce l'ha. Importante per la mia ragazza. Importante era quello. Poi dice, ma il PC va peggio di prima. Adesso ci vai anche a fare le luci. Guarda, ci stanno le lucette colorate. Allora, questo. Solo a Rocco a 70 anni dire la De Bru. Ma non lo so, Perché magari l'hai talmente sfruttato che arrivi. Mo fai regista. Che ne sai? Ma regà, può essere pure Rocco. Però quando si addorme, si addorme. Perché David Rubino? David? Ma che ha fatto un account fake chiamato EasyPix Roma e ci ha followato su Twitch, scusate. Mettete un follow al canale del nostro amico David. David. Attenzione, il Max e il Cavalli. Grande Max, sto venendo a installare Ubuntu sul buon Kiwi. Sul Chewy. E ho shoppato un portatile da Wish. Ho fatto. E Chewy. Sì, è un portatile. Un portatilino semplice da 150 euro. Che però alla fine lavoricchia, Sempliciotto, però per navigare, controllare email va bene. E mo' Max e il Cavalli ci vuole installare Ubuntu, che è Linux, ovviamente più leggero, quindi magari più di Windows dovrebbe andare bene. Dice che c'ha il problema di schiena, Rocco, te credo. Ora vedi, se c'ha lui. Dai, che devo fare? Purtroppo capita, Questo qui lo faccio passare da qua perché almeno sta più tirato. Ecco così e questo così, perfetto. Mo se gira, ecco qua. Questo qui è lì. Questo è da paura così. Questo fai così e così. Good, that's good. Peccato che fa è un po' corto il cavo. Non so che giro fa. Questo è corto. Ha inviato denaro. Che ha inviato denaro? A Fabio. Allora, questi mi servono un po' di fascette. Sei pronta a vederla acceso? Il PC mi dà solite fa pure flame, dai, me lo stavo a dire. Ah sì? Un bel PC pure a flame. Allora, qui ci siamo. Qui andiamo a chiudere con un po' di fascette. Famo un lavoretto pulito, C'è un cable management fatto bene. Un po' di velcro non ce lo metti? No, è che lui sta fissa che le fascette in velcro. Io ci metto le fascette queste in plastica, va bene? Fascette in velcro. Però c'ha R-Muscia, Joe. Sgaramo da risate tutte le volte. C'ha R-Muscia, Joe. Onorevole! Infatti è così. Onorevole! Vabbè, perché è un uomo di classe. Poi è di Milano, capito? Quindi, figa, che facevamo? Ma potevo dire, che sta a Milano. Che bol manager, fa me che te combattere. Vabbè, mo tanto io che qualificazioni del team eSport dovrò andare a Milano. E incontrerò l'onorevole. Olè, è fatta, Gio. A me che barbonata. Grande Obelix, La stazione di Ubuntu la facciamo live, ma non credo oggi, Quella la dobbiamo fare in un'altra live. Ma Marino, la sua vecchia 1070 la vende? No, non la vende, chi ha scritto? Chi è che la vende? No, Marino, quello oggi ha montato la 3080, Andrea.
non la vende perché la regala al nipote quella scheda, l'ha detto oggi. Io ho provato a batterla quella scheda. Ma perché non ti fai la 3090 e mi regali la 3080? Sei poco rifinito. No, così, no, così per dire, per dire, se vuoi, se vuoi contribuire. Stavamo cercando di scroccare la 3080 Andrea. Oh, che cadrà a te? Vabbè! Ho capito, se fa quel che se può, mamma mia, il momento è cadato. Non a caso, cioè, ti dico, non a caso, guarda qua che c'è. Cosa? No, per farti Stefano il mercenario. È giusto. Ci hanno fatto pure la locandina. Ci hanno fatto pure la locandina. Ne vado pure fiero. Senti, i dati io non lo so mica se fa un tempo, Come no? No, i dati quest'altri. Sì. Questi ti fanno un bel pacchettino con questo disco esterno, perché qui. Te lo lascio questo? Te lo manderò col corriere, pensa che servizio. Ma no, ma mo venga più al corriere, io sto abito qua, mo lo dici. Questa è l'altra parte di Roma. Ah no, mo sto ancora qua vicino. Ah, sta vicino, allora a posto. Infatti dicevo all'una esco, dico capirai, arriverà spaccato. Invece all'una e otto fa un mancio nessuno al tuo negozio. Sono uscito a annaffiare al pranzo. Dico cazzo, è arrivato prima, ma come cazzo ha fatto a attraversare Roma in 8 minuti? Mo capito? No, perché fino a fine ottobre sto qua, poi a novembre per forza mi devo fare un studio nuovo, le luci, le cose. Le luci. Ma sai perché le luci qua ne puoi mettere? Dove? Dove stai? Qua, no. Vabbè, ce n'ho poche, ce n'ho una. Ah, ok. Quello poi c'ho tutto uno spazietto mio. Sponi a cavalli. Dopo scendo al negozio, provo a vedere come viaggia il Shui su una live Ubuntu. Nel caso ci siano tutti i driver sulle. Ma fa come ti pare, cavalli. Io ce volevo fare Hackintosh, pensa un po'. Mo' comincia a far scelta. Ah, rispondi. Allora. Cavalli, se c'è niente da fare, io stasera streamo dal negozio, niente scitterie. Allora. Vai. A metro. Andiamo. Ma a metro, ho preso la patente apposta per un pia metro in vita mia. Cancella il bot, che cazzo abbiamo detto? Ma qui ogni cosa che dici devi stare. Si è ban. Ma allora. Davvero banna la gente? Sì. Sì. Seppure se la chat non è moderata. Sì, ma noi sta. È una madosca. Sì, sì. Sei pronto, da? Scusa, dai, vai. Io accendo, no, Scusa, scusa una domanda. La nostra con tizio come si considera moderata? Sbragged. La nostra? No, non è moderata per niente la nostra. Ah, si può cambiare pure la lucetta. Ah, hai capito, Lello. Ah, proprio. Dai. Alti livelli. Allora qui ci faccio giocare, ragazzo. No, mia, ma pure sopra, gira, Poi ridà lo schermo. La pompa non gira. Eccola che gira, devi stare tranquillo. Guarda, guarda che robetta, guarda che lucetta. Bello, E questa adesso avrai tizio subito. Ah, qui sta Aerocool, questo è top brand, top choice, top. Allora, mo vediamo se parte, però. Mi riaccende il friccichello. Io ci ho montato l'M2. Mo se tu hai fatto tutto bene... C'è cose particolari sul desktop o possiamo far vedere? No, non lo fanno vedere, basta. No, lo può far vedere. Ci ha pensato? No, però. Perché mi ricordo. Eccala. Cancella il mirfone, attenzione. No, non è niente particolare, penso. Spero. Sì, no. Non c'è dovrebbe niente di particolare. Non c'è dovrei, è il problema condizionale, quello mi preoccupa. Senti, ti scarico il BIOS intanto io. Scarica il BIOS, sì. A me non si deve vedere... Non mi ha preso male. No. Allora non ti ha preso. Riavvia. Moana è storia. La famosa Moana. Buona. Moana Pozzi, magari stanno parlando. Io una volta sono andato. Ah, vabbè, questo l'ho raccontato già. Mi hanno portato al locale dei Jessica Rizzo. Ah, rispondi. Che poi non lo sapevo, mi ci hanno portato così per compleanno. Vado in entrata, faccio quant'è? 120 euro. Io. 120 euro in entrata. Che c'è sta qui? Poi ho capito quello che c'è sta. Ma hai capito? Dice. Te ne do pure 2,40 dopo, capito? Sì, vabbè, ma erano tutti belli grossi. Mi si era accollata una vecchia di portasci sua. Ma tutti belli grossi, che cosa? Vabbè, non è che c'ho cose particolari, insomma. Ah, ma tanto non si vede. Non no, si vabbè, puoi far vedere, c'ho cose. Vabbè, ma che ce frega. C'ho la cartellina su Dudu. No, ma quelle sono cose tue. Su Enzuccio, guarda la cartellina su Enzuccio, guarda. No, questa è cosa sua, Io non fa vedere. Ma vedere, non c'è niente. Ma perché tu acquisi lo schermo, pure lo sponder, desktop tuo? Non le do cose personali. Ma è uguale. Ma non lo facciamo manco per altri clienti.
Non c'è problema, tanto c'è il video su Barbara Marrocco. No, mo cambio scheda, cioè cambio schermata d'acquisizione quando sto aggiornando il BIOS. Mo Fabio mo sta scarica. A me mi interessava che te partiva Windows subito. Ragazzi, rimanete connessi perché a breve unboxiamo la 3090 di MSI. Non di Anamici, di MSI. Oh, c'ho problemi con i USB. Ma ultimamente sì, eh. Ah, ma sei tornato dopo all'anni d'oro, eh. Oh, ma fatto. Che cazzo. Allora, non riesci a mettere un USB dritta. Allora, cambia. Comunque bello, è nuovo bene, guarda che sì, bello. Sì. Sì, ma non puoi, stavolta non puoi lasciare che Ball Management a dopo, perché Davide le serve. Io ho fatto già che Ball Management, eh. Che io dico? Sei e mezzo. Sto veloce, Stefano. Voto sei e mezzo. Ma tanto non muoverà mai più. Ma quanto tempo che si conosce? Ma la scelta sai qual è? O prendi 7-8 stagisti e mi paghi, oppure prendi Stefano e t'accontenti. Vabbè, lo stagista però ci starebbe. Io so, a me piacerebbe. Abbiamo 6-7 stagisti. A me piacerebbe un po'. Tu immagina sai che abbiamo rifinitore. Mamma mia. Io sto di pure a mio padre e alla mia ragazza. A me piacerebbe imparare a montare computer. Ci metto 7 ore e mezza, però. E poi dopo te velocizzi. Mano a mano poi te velocizzi, sì. A parte Fabio che non si è mai velocizzato, però. Subisco in silenzio, tra l'altro. Ma il vecchio SSD che c'era, il vecchio case di David? Era un VD Green da 2,40. Dammi sta cartella. B550, Tomo. Ah, tu credi proprio la cartella? Perché sono ordinato, guarda. Così ce l'ho schedate per... Sì. Dicono che Fabio la qualità è lento, ma la qualità. Sì, sì. Esatto. Questo si dice tutte le persone che ci mettono 40 anni a fare una cosa. Dice sì, se è lento c'è qualità. A un certo punto non è più qualità essere lento. Oh, questo lateralmente te lo dico. Lento e basta. Adesso c'ha il vetro, non è plexiglass, è vetro temperato. Stai attento. Non gli attaccarci, niente ammazzate. Lo devo spostare solo una volta. Da adesso là e poi sì, dalla... Però stai attento. Sì. Già siamo 4 fa. Io adesso Valentini, Lore onorevole. Ma onorevole da Milano, ma dove? Ho 3 mesi di stage, chiamatemi che scendo. Grande Pixrim per il follow, grazie. E... Non te rispondo, tizio, a te non te prendo. Tizio, molte vanno a fare la spalla di David. Fabio è sinonimo di qualità, Stefano è sinonimo di completezza, vero? Ma è cuglio. Ma scusa, no. Vedi qualcosa, tanto non si vede, guarda, io mi sto inquadrando. Ma. Beh, ma mette? Che ma che vuoi dire? Non puoi replicare. Ma che te frega? Tu c'hai il positivo, tu sei solo veloce. Non c'hai altre cose. Sì, ma io insieme alla velocità. Dipende dal discorso. Tu mantieni una velocità. Guarda, c'hai sto pregio. Tu riesci a mantenere una velocità elevata con uno standard qualitativo accettabile. Ecco cosa fai. Ho detto accettabile, oh! Santrinono, grazie e buongiorno, grazie per il nuovo. Sì, ho fatto colazione stamattina, tizio, Boni. La mascherina per 46 è qualità. Sì, tra un po' è d'epoca sta mascherina. Che biscotti da tavola fate voi? E la battuta, solo alcuni potranno capirla. Dicono Stefano, il nostro assemblatore mediocre di quartiere. È di quartiere? Comunque, sì. te la posso lanciare là? No, non la dire, perché vuoi andare a litigare? In altri tempi, senza Marquez, a me non mi avrebbe vinto. Ma Marquez, se c'è questa, sta accesa, se no non c'è sta. Marquez non c'è. Appunto, in altri tempi, se non ci fosse stato Marquez, avrebbe vinto a mani basse. Garash, gli rispondi tu, per favore. No, bisogna essere onesti. Cioè, quando non è come Schumacher, quando è arrivata alla fine, è finito, basta. Fallo divertì, fallo divertì. Parliamo proprio di Schumacher. Fallo divertì, però... Vabbè, nel senso, torto che Poraccio ci ha avuto, però negli ultimi anni diciamo che si è un po' ostinato e se lo poteva risparmiare. Guarda. Fa Rubino, ti ha chiesto una cosa sui biscotti. Che mi ha chiesto sui biscotti? Chi t'ha fatto? La madre di Tizio. La mamma di Tizio. Mi fai pure a me, mi venga a prendere qua. Allora, comunque sì, non mi rispondi su questa cosa. Che te devo rispondere? Devi essere onesto, però. Devo essere onesto, ormai sta in... Allora, io ho capito una cosa. Gli hanno messo i bastoni tra le ruote con il discorso del setup perché hanno montato i giorni. Ha litigato, ha lottato e si è rimesso il setup vecchio. Ha ricominciato ad andare bene. La sfortuna ha voluto che è scivolato. Ben un po' pomeriggio. Di sfortuna, un po' di errori commessi, forse pure da quando non si è più abituato a combattere coi primi, quindi sbagli.
E basta, può succedere. Il prossimo anno si farà l'ultimo anno. Lui diciamo, io la vedo che gli hanno grande rubato. Sparta, io la vedo che gli hanno rubato altri mondiali. Che gliel'hanno proprio rubati. Sì. Alcuni ha detto, ma se no avrebbe dovuto vincere. Non voglio esagerare, almeno altri due. Come sì, sì, quello sì. Bene, nel 2015. Poi adesso pensare che possa vincere, secondo me sbagli in partenza pensando che possa vincere, cioè te può vincere una gara, ma no, ma ad oggi te lo guardi come quando te guardavi, che ne so, Totti e speravi che faceva una partita di quelle da applausi, magari alle ultime partite entrava per 15 minuti, ma quei 15 minuti bastavano, cioè tu facevi andare bene, è come quando vedevo Ronaldinho in parabola discendente, ormai Calante che stava per ritirarsi dal calcio, o Ronaldo, insomma. Purtroppo ammetto, cioè tu guardi Valentino, c'ha 41 anni, litiga coi primi e quindi dico mazza quanto è forte e corre ancora coi primi. Poi non c'ha più la scintilla che c'aveva a 20 anni, ma è impensabile. Certo. Però è te dà gusto guardarlo, questo è poi che devo fare? Sì, capisco che è vecchio, però spero che si ritiri. Cavalli lancia Marquez, oh, rispondi. Si è trovato il piatto apparecchiato da Stoner e Pedrosa. Quando vincerà fuori dalla onda lo luderò. Deve dimostrare di saper vincere pure su un'altra moto, questo è vero, è che è molto bravo, però fino a che non me lo dimostri, se Valentino fosse rimasto in onda dall'anno dal 2000 e quanti anni so che ci stava all'inizio, secondo me poteva vincere penso 20 titoli mondiali. Come Ale Zucchi, che chiudiamo o famo altro? Ma l'hai letto il titolo? No, mo dobbiamo unboxare la 3090 Gaming X Trio. Che poi se un amici ci fa la grazia che ce la lascia fino a venerdì, come ha detto, venerdì potremmo testarla, ma oggi magari la facciamo solo vedere. Bravo, con la differenza che lui corre tra i primi, ancora caduto a parte, potrebbe dire tanto. Infatti, perché per dire, se prendi Max Biaggi, sarà capito che stava in parabola discendente, è andato in Superbike, ha vinto pure in due titoli. Però si capiva che non era più a livello da MotoGP. Ma questo dove devo attaccare? Questo qua bianco. Perché stavo un attimo a contrazione. Quello sta impicciato. Quello sta impicciato. Perché? Quello che il monitor è. Se non è MSI. Te devo dare un cavo di wire da una parte, HDMI dall'altra. Sì. Perché purtroppo le schede nuove, a dispetto di quelle vecchie, il DVI, questo qui, non ce l'hanno più. Quindi tu devi prendere. Tu per l'altro monitor come ce l'hai? DisplayPort l'altro monitor. Questo qua è DisplayPort, che tu c'è l'HDMI libero qua. Quindi tu dopo a casa metterai un DisplayPort e un HDMI. Che mentre ti viene dato un cavo che da una parte è così, HDMI. Quindi sono tre uguali con la D sotto. Quindi io te lo do a questo cavo qua. Quello non lo usi, o meglio, mo ti viene dato un cavo che da qua HDMI e da là è così. Perché dietro al monitor tuo sarà così. E da là è così, sì. Io tengo. Sotto al monitor è così, sotto al monitor. Da qua metti l'HDMI. Meno male, che è bravo. Vuoi dire che la foto è servita? La foto è servita, fine, visto? Perché sennò non capivo. Questo va al PC. Ok. E questo va dietro al monitor. Ok. Perché il monitor tuo adesso tu quindi devo levare sto coso bianco. Sì, quel cavo levi tutto. Sia la dietro al monitor, questo qua prima. Questo mi sa che è Airbank. Comunque me comprerò un altro monitor. Mo facciamo un donation goal. Vai, altro donation goal. Cioè, 180 donation goal per l'over. Sì, 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 sì. Vabbè, però. Cos'è che c'è? Io faccio donation goal per cose utili che servono allo streaming. Sì, sì, pure noi. A me mi stanno sul cazzo. Le persone fanno donation goal, avviso. Donation goal per il parrucchiere, donation goal la vanno per cane. Ma vaffanculo, ma fai una cosa per lo streaming. Cioè, l'Optix, bello l'Optix come monitor. Stanno dando le mascherine che gli ho fatto fare. Sì, Gerardone, io la tua no, io la quella di Easyfix che mi hai mandato tu la tengo sempre in macchina, perché alla fine quando scendo dalla macchina ho sempre una mascherina in macchina e uso quella. Quindi io questo qua, questi tanto sono tutti USB, questo qua... Cavo di rete? Cavo qua. Di rete, là. Cioè, c'è due prese, mettilo qua dove c'è scritto 2.5G, che è 2G che è mezzo, questo è scritto 1G, tu lo devi mettere qua, 2.5G. E poi tutto il resto sono tutte USB. Questa qua che è? Quale? Quella è il DisplayPort dell'altro monitor. Ok, che va... Ma è uno di questi tre. Ok, poi c'è la cosa del legato che devo mettere in. Sì, in e l'out va al monitor? O no? No, tu fai solo in che acquisisci sì, e basta. Sì, acquisisco okay, allora l'in, sì. Ma se io devo acquisire sia la telecamera che il gioco? Devi acquisire questa sì. Dentro OBS Studio. E lo devi mettere come se fosse una scena. E tu sopra ci metti la webcam sovrimpressa. No, la webcam, la camera proprio, perché so fa la Sony Alpha. La Sony Alpha riserva un'altra scheda d'acquisizione.
Quindi ne abbiamo magari una d'esterna. Magari prendi una cam link esterna, sì. Ok. Che poi entra USB magari, e dal Type-C generalmente schede tipo... Le trovi usate le Elgato esterne, si chiama sì. HD60 Pro esterna, S generalmente, che vanno al Type-C, sta presa qua, è USB Type-C. Come poi su Amazon? Sì, se trovi, guarda, pure usate le trovi, le trovi a 60 euro. Davvero? Allora, mo appena viola, naturalmente ho Donation Goal. Certo. Prendo la Sony Alpha 6000, ci metto quella. No, le RAM no, non sono accese, Ale, queste le RAM qua. Elgato HD60S si chiama, sì. Ce l'ho pure a casa quella. A me mi hanno mandato quella. Io ho detto no, questa sì, questa interna è meglio. La fine sta sul PC, però esterna pure la funziona bene. E io quando mi ricordo faccio. E mo che faccio? Ciao Fastway. Eh sì, mo dici, mo che dovete. Ciao Fastway. Prendila su Wish la Phony Alpha. Phony. Ah, Phony. Phony, ma che è giovanotti, io, la Phony Alpha. Allora, questo qua intanto faccio una riavviata che se sta a fine la giornata. Quindi, ok, PC di David e qui vente ci siamo, è finito. Ma le porte no? C'ha delle porte USB davanti? Le porte tu ce l'hai sopra, c'hai due USB 3.0 sopra. Ah no, 3.1? Sì, 3.1. No, qui c'è scritto USB 3.0, ma pure quello prima era 3.0. No, 3.1. Ma com'è possibile questa cosa? No, 3.0. 3.0. Sì, sì, sempre 3.0. E invece dietro tutto USB 3. E dove si accende sto computer? Sopra. C'è il tasto più largo, poi c'è il tasto più piccolo e serve per cambiare l'effetto dei LED questi qua. Ah, ok. Allora, era un po'. È vero che non era un po' che non riusciva a partecipare, è vero Fastway. Allora. C'è la sub Fastway? Vogliamo rimediare? Allora, questo qui intanto si sta a fare questi aggiornamenti. Fagli fare aggiornamenti. Bello lì, sono le 21.30. Sì, hai visto? È già sera, che questo siamo col fuso orario qua. 3.18. Morubino vince tutti quelle senza sana. A Rubi la spina la sapete o viene Stefano, ti dice. Che spiritoso, chi è? Cree. Che spiritoso. Vedi, però se non me ne accorgevo. Vedi? È stato bravo però, eh. Perché stavo a vedere, dicendo cazzo sto. È stato bravo, che guardando il dietro si è fatto le domande. Sì, mi ho fatto un'idea di quello dove. Sto questo è bello. Sì, sì. Mo perché gli manca, guarda, non gli ho messo ancora il pannello perché fa riflesso, però. Questo che è la pira, questo si sì, questo l'altro che è in plastica, quello che c'avevo io. Sì, Flexiglas, sì. Questo tu lo metti così. E là, che guarda che bello. Questo sì. Me casca è finito. Non te può cascare. Non me può, è impossibile. Non ti può. Appena lo porto fuori. Boh, sì, subito. Ora a casa, ed ancarcio lo rompe. Secco così. Guarda che robetta, tiè. Poi che fa riflesso, no? Però se uno spenge la lucetta già si vede l'interno. Comunque sto creando una foto di Halloween, perché mo mi è venuta in mente questa cosa perché ho letto stai non ti azzarda di ste cose che sei sempre il presidente De che Ah, perché sai perché del FICA che sarebbe Federazione Italiana contro gli RGB, che RGB sono le luci. Siccome qui c'è sta una divisione tra chi ama ste lucette ma in maniera esagerata, cioè che mettono veramente tipo Alessio Fiorentini che si è ordinato su Wish i LED RGB per la tazza del cesso. No. Quando arriveranno i dovrà montare. E c'è invece chi le detesta, quindi vuole una cosa tutta spenta. Io so per la via di mezzo, quindi il ciccio qui, il buon ciccio, mi ha nominato il presidente della FICA. Ecco. Ah, io pensavo che io devo modo fa foto con... No, aspetta. No, questa è... Bannabile. Mi sa che l'hanno pure vista. No, come bannabile? Sì, perché dalla sinistra. Ma cazzo! No, non si vede, aspetta perché io ho fatto così. Un attimino forse. Se poteva rivedere. Sì, si è vista via via. No. Abbiamo da lontano piccoletta, dai. Da lontano si è visto niente. Oh, ammazza, occhi non de parco. Non si è visto niente, ma giro, ecco, ho girato, così non si vede. Si è visto niente, dai. E che roba, oh. Mamma mia, riavvia. Infatti sto riavvia il PC adesso, ecco. No, che poi se mi bannano a me.
Perché io ho un canale mio e mi prendo la piena responsabilità. No, vabbè, perché? Che se vuole fare vedere queste cose? No. Ma come no? No. Ma davvero? Sì. Perché? Beh, che gli fa? Scusa, che sta gente va avanti a Madonna e quant'altro, scusa, Se è un canale per adulto, io ho messo questo qui. Ha messo canale per adulto? Certo. No, no, stiamo tranquilli. Non si può mettere in canale per bambini. Qui ogni 3x2 toccava andare a fare culo qualcuno. Allora, io non l'ho vista, falla rivedere. No, per me, e mo è stato manna indietro, riavvia il bot e riguardalo. Comunque Gio dice che non ho visto niente. Rubì, ma non pagavi che benedetto su sto canale. Mamma mia, l'altra sera sì, se entravi dopo la mezzanotte siamo scarmanati. Stavo a leggere le favole, quella che a un certo punto parlava de zingari, de cose. Mannaggia. Rubì, come fai a stare sempre pieno di gnocche, ti chiedono, vedi? Mi dissocio. E dissocio. Adesso faccio sto set, ti dico, fermati, mi sto andando a comprare sangue finto. Porco Giuda. È più Halloween, no? Ma sto coso che tu hai messo qua, Bitdefender UTN app, che... Per la difesa dati me l'ha messo un amico mio. Ah, ok. Lo lascio così. Io do giornali di driver, di fatto noi abbiamo finito. De facto. Noi abbiamo fatto, ti ho messo tutto, installato tutto e niente, questo poi ho detto, una volta che arrivi a casa lo devi collegare e un attimino riconfigurare le varie cose. Quindi lo posso... Sì, sì, basta che metto OBS e rimetto tutte le impostazioni. Rimetti le impostazioni che te cose, sì. Fabione sta girando un attimino il negozio, qui sta lavorando. Io porto io il sangue perché Blair fa lavora all'ospedale, ti porta i sacchi di sangue vero. Se vero? Ti senti male subito. No, vabbè, è vero, no, io sono un vampiro. Ma è vero. No, serve quello finto. Beh, io ho conosciuto Mallory Knox grazie a te, David, ti dice Ale. Grande. Allora, questo lo posso spingere, Mallory, belle chiappe, vere. Reali. Non famo vedere, però diciamo. No, è vero. Devo essere sincero. Oh. Io basta, io ho finito, Io ti posso anche staccare tutto. E lì ci va il... Ah, l'unica cosa che devo fare, aspetta. L'alimentatore di quello vecchio, secondo me. Dove? Sì, qui ci va il cavo di quell'altro, sì. Ok. Tu lo stesso cavo, li metti qua, fai qua. DisplayPort con sto cavo dall'HDMI che va al monitor, cavo di rete e poi tutte le USB che c'hai. Ti posso chiedere una cosa, Ste? Ma le cuffie e Cooler Master, no? Sì. Quello USB. Sì. Che... cioè, che serve? Sono meglio... L'USB emula la scheda audio. Cioè, tu invece usa la scheda audio della scheda madre, quando tu lo colleghi, lui emula una scheda audio, è una scheda audio USB sostanzialmente, per quello quelle USB possono essere 7.1 emulate, non reali, però sono emulate, ecco, per quel modo. Però non cambia nulla sostanzialmente. No, a me quelle che mi avete dato per il mio compleanno, ringrazio sempre Sipix, sono molto, perché naturalmente vedendomi pure Fabio, io do cazzo hai con queste cuffie, mi sono rotte quelle grosse. Però questo è un ben pomeriggio a tutti! Bene. Sì, è che tu hai preso le Cooler Master poi. Sì. Vanno una bomba. Bene, questa è l'ultima accesa. Tanto ci mette poco a accendere, se ci mette veramente poco adesso. Cammina prima, ho acceso, non ho fatto il tempo a entrare al BIOS. Velocissimo. Sai che me devo fare? E mi farò il monitor. Un 27. Allora io ho il 27 MSI. Quello che... quello curvo che stavamo portando, esatto, all'epoca. Che devo attaccare al muro. Però dall'altra parte c'ho un... quello piccoletto. Ah, quello 19 piccolino. E diventa un altro 24 per stare tranquillo. Io pure a casa ho 27 e un 24. Perché ho preso i cosi per attaccarli al muro. E gli attacchi quelli pesa che mi dicevi l'altro giorno. Sì. Ho fatto bene. Sì, no, ma voglio fare uno studio contro coglioni e ci voglio mettere anche il coso, il cabinet, il cabinato per i videogiochi, quello che hai. Ah, figo. Ho trovato una collaborazione, io poi vabbè, giro sempre le cose. È figo, No, quello è fighissimo, perché poi dentro quello lì viene fatto con un Raspberry, con un apparecchietto così piccolo, dentro ci si installa praticamente il mame con tutti i giochi. Quindi quando tu hai, la cloche viene connessa e tu scegli e poi ci puoi giocare. Quindi è nel mini cabinato, fighissimo.
Allora, io voglio fare proprio quello grosso. Tu fa quello enorme? Quello enorme, allora... sì, con gli squali laterali che mi disegnano gli squali, delle robe. Spettacolo. Allora, questo lo chiudiamo. Questa bella brandas. Sì. Beh, questo diciamo è la misura di encase standard, quell'altro invece era più piccolo, più compatto. Però... quindi se mo faccio il coso per la 3000, che è? Quella è, per la 3080 costa 1000 euro, no? Sì. Ma faccio... secondo me potresti puntare tranquillamente a una 3070 che costerà sulle 750 euro custom, te parlo, cioè quindi da MSI, questi brand qua. Secondo me quella, considerando che va più di una 2080 Ti, che è una scheda, te devo riportare il computer in metà 3070. Beh, quella stacchi attacchi in realtà, eh. La 3070 stacchi attacchi, sì, alla fine sì. Ce la fai, anche perché con l'alimentatore, se monti una 3080 sarebbe da sostituire pure l'alimentatore. Ah, sì. Questa è in 650, per la 3080 dovresti mettere almeno un 750, quindi dovresti mettere uno un po' più potente. Invece se vai su una 3070, dal momento, cioè la 3070 ci giochi in 4K, cioè una scheda della matosca, capito? Quindi... vabbè, dai, allora mi faccio un donation goal. Yes. Donation goal. Oh, intanto questo lo rincarto, che questo almeno c'è quello, il cartone lo porto in safe. Sì, ragazzi. Che mo lui c'ha da fare qua, eh. Da andare a sistemare tutto. Capirai, prima che sistemo tutto ci metto 10 anni. Da andare ancora a saldare il debito col panettiere. Perché è nato dal panettiere e niente, non ha pagato. Ho detto ti porto dopo, ciao. In realtà volevo pagare, solo che funzionava la carta. Tu pensa a me l'altra volta, invece, l'altra volta, ti parlo quando era aprile, che sono andato lì, non mi hanno dato una rosetta perché non c'era la mascherina. A te non l'hanno mandato via senza pagare, figurati. Non ti hanno mai visto. Che schifosi, oh. No, perché io prima ho messo per preambolo, ho detto guarda, io sto giù al Tesla, sono uno youtuber. Sono uno youtuber. Sì, ho dovuto mettere tutto, capito? Puttaccio. Allora, qua ci mettiamo le cose avanzate che in domani ti potrebbero tornare utili, quindi il cavo, vabbè, questo te lo porti, vabbè, se no mi metto due. queste qui sono cose che metto qua dentro, va, butta dentro questo e queste sono le scatole, queste te le puoi prendere, ma poi lì ce lo metto lo scotch, lo portiamo davanti, va. Mamma mia, raga, voi vi rendete conto, la prima volta siamo andati da Ikea, vi ricordi? Bello, abbiamo fatto il video. Bello, andate a vedere se non avete visto, eh. Sì, infatti, raga, abbiamo fatto il video all'epoca, ma noi abbiamo fatto la postazione a Davide, abbiamo montato, siamo andati a Ikea, abbiamo fatto il video dentro Ikea, bellissimo, e poi siamo andati a casa a fare tutto, la prima bozza di studio, poi si è spostato, ha fatto un sacco di altre cose. Ma ti sei tenuto qualcosa di quel primo studio che t'avamo fatto? Tutto, scrivere i tavoli, tutto. Ah, vedi, bravo, hai fatto bene, hai fatto tutto bene. Mo ho risposto e lo faccio ancora meglio. Su che canale? E in realtà c'era sul nostro, sul Cortesi Fix. Su Cortesi Fix era uscito, tipo rifacciamo lo studio a Davide Rubino, non mi ricordo, magari era figo perché poi siamo andati a casa sua e pure lui ha fatto un video in concomitanza che è linkato. Sì. Quindi lo trovi sul canale suo e trovi il link al nostro o viceversa. È stato figo. Sì, quello è stato figo all'epoca, sì. Come no? Chi è qua che entra? Buona scheda madre, guarda, queste stanno a fare le cose. Eccolo, Nello ha messo il link. Basta, Nello. Noi facciamo Nello. Agitato. Control V a manetta. E ha messo il link del video, quindi andate a vedere se non l'avete visto perché meritava. Abbiamo Davide, so 2 anni buoni, forse qualcosa di più pure. Non so quant'è che se conosciamo. La prima volta che è venuto l'avevo fatto, c'è stava Dubbi, c'è stava Flame, Canepazzo, siamo ammazzati a quel video, abbiamo fatto quel prank a Canepazzo, ci siamo sentiti male. Poi si era sbagliato indirizzo, ti ricordi? Il sonda era arrivato. Sì. E dici, se mi dava indirizzo, mi dava Catanzaro, mi dava in Calabria. Sì. Devo ammazzare dei risali. Sì, che poi la gente pensava che era fake, scherzo, invece no, era vero. No, invece era vero. Infatti è stato figo quella cosa che abbiamo fatto insieme. Capace e bemerato. Tipo. Quando cazzo è? Sono a Catanzaro. Allora, io voglio dire una cosa. Se questa live ci sarà qualcuno di MSI, mi avete promesso il draghetto. E ancora non lo ho.
MSI, per favore. Allora, che dobbiamo fare? Ci facciamo parlare dietro per un draghetto? Ma quale draghetto? Quello grosso? Un generale, un draghetto. Non ci danno niente. Ormai non arriva più niente. Ormai non ci segue manco più Todd, non ci segue più nessuno. Sono spariti tutti, sono messi là di tanti. Ce sto io, ma sta buono, giù, dai. Todd non c'è mai quando serve. C'è niente da fare. Ce sto io, eccone l'altro. Te stai per Aerocool, quindi non vai bene per MSI. Ci serve il draghetto per David qua, No, e poi mi avete dato quel draghetto da montare, quello piccoletto. E Lego? Guarda la faccia di Davide, guarda Tizio. Perché Tizio che ho dato quella è. Mamma mia. Però alla fine ce l'ho ancora. C'è tutto montato, Sì, sì. Beh, quello lì una volta che lo fai. Guarda, brucialo, te dice Tizio. Quello lì è il male assoluto se sì, 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 sì. Ma... Però ci siamo riusciti. C'è riuscita la ragazza mia, perché io dopo un po' mi ero rotto le scatole. Ah, si è messa lei di santa pazienza. Vabbè, alla fine. Quello è complicato perché sono troppo piccoli quei pezzetti. Quindi quando tu li metti a montare quei pezzettini là così diventi scemo. Perché sì, sono Lego, ma non so proprio Lego. Poi l'altro giorno mi avevano regalato per compleanno, mi avevano regalato l'elmo di Iron Man. Bello. L'ho fatto in live una sera, mi sono messo lì con la telecamera puntata a montarlo. Ed è figata. Infatti ho detto mandatemi altri Lego a casa o qua. E io poi a casa me li monto. Fighissimo, bello. Mi piace montare Lego poi. Però quelli veri, perché quello di MSI è troppo piccolo, diventa complicato. Sì, ma pure a me piace montare Lego una cifra. Del tipo, io sai che avevo montato una volta un galeone dei pirati. Bello. Che mi regalò mio padre, ci avevamo messo un mesetto. Poi sai, più sono grossi e più sono fighi, perché capito, te avevo l'impegno che ti mette. Poi mio fratello ha tirato una pallonata al galeone. Ha distrutto, è morto affondato. Una settimana. Guarda che c'è uno di te, Rubino Maschera. Lo so, Drake, ben arrivato. A Stema, se mi dai l'indirizzo del negozio ti mando un Lego da montare. Sangue azzurro, l'indirizzo del negozio sta scritto ovunque, ecco qua, guarda. Sta scritto qua, sotto a me, qua sotto. Guarda la freccia, guarda le dita, ecco. Via Vassallo, 19, Roma, indirizzo, c'è tutto, il K. Oh, rispondi? Ah, ma lo sai che mi stanno a fare un'azienda? Il Funko personalizzato. Bello. Guarda, voglio far vedere una cosa. Bello. Se può vedere anteprima? Sì. Aspetta, mo cerco. Mi hanno dato il disegno che mi hanno fatto. Fa un corso di zona, ragazzi, lo devo far pure noi, io. Aspetta, vediamo se lo trovo. Eccolo. No. Posso far vedere? Come no? Ma che la maglietta è tu con Zenith? Sì, sì, tutto. No, raga, guarda che roba. Raga. E Funko personalizzato di David. Guarda la maglietta David con Rubino. David Rubino, la maglietta degli squali. Poi lui c'ha sempre una tracolla, no? Da sì, Nike, sì, vedi, è, no? È spettacolare, oh! Bello! Non mi deve solo arrivare. Bella cagata. Che figata. Infatti lo presenterò a... Poi ognuno si può fare il fanco suo. Costano un po' di più perché vabbè, certo, sono personalizzati. Però è figo. Mo, ma quanto può venire a costare una cosa tipo se uno... Io voglio farmene fa uno personalizzato per me. Con la maglietta Easy Fix sarebbe figo. No, perché non so, faccio il cacciavite, capito? Un pupazzetto il cacciavite, metti il cacciavite e la maglietta ho scritto Easy Fix, una cosetta così. Io lo chiedo. Chiedo quanto può costare. Stefano, ma che mi cancelli i messaggi? Ma non ti sto. Ah no, è perché se metti troppi emoticon seguire del LOL, che sono scritte in caps, oltre a un tot ti elimina tutto il messaggio. Perché è come se stai scrivendo in maiuscolo. Ma sai pensa che non me lo so fruttato il Rubix andrà. Entonces, vabbè, ma perché mo comincia a fare la firpa e sta pure scomodo, no? Sì, sì, sì. Infatti mi sono messo tutto dentro lo zainetto. Comunque, per format che non posso dire quello segreto, prossimo mese venite. Ti dico solo che è bello pesante. Inizi, cazzo. Guarda, poi spero solo che... Vabbè, il 27 lo vedi, mo esce. Se non riesci a vederlo, poi ti dico che cos'è. Oppure te lo posso dire, aspetta. Sono curioso. Non lo dico però. Non lo dico. Aspetta. Ma guarda che ci vuole il volante, è vero Impergium, è vero. Ma tutto live, eh? Ma cioè, non a casa, come fai? Lo fai? A casa, no. Vado proprio in una serie. Ragazzi, questa è figa, Questa è figa, ma non lo posso dire. E all'inizio ci sarò io che... con il telefono, no? Ok. Invece, da quando penso verrete voi, se riesco, farò io. Deciderò io. Avrò la postazione con tutte le telecamere. Porco Giuda, che è pesante, Figo, figo. Mi è venuta st'idea e poi in Italia non c'è, non esiste ancora.
Oh, mi sa che lo fanno in America, però io non l'ho visto all'America. Perché sai quando vai a giocare... Vabbè, non dico nulla. Non si può dire, A breve, Il Grande Fratello Bairubino? No, però è qualcosa... Ci avevo pensato a fare il Grande Fratello di streamer, però... Però è molto molto dispendioso. O ci stanno varie aziende che lo sponsorizzano. Lì non sponsorizza tutto, se non ce la fai. Come fai? Io mi sono fatto due conti. No, un 50k mi costa. Ma che scherzi? Se non riesci a coprire tutto e poi di essere pure sicuro della riuscita, perché sì. Dove ne hai trasmesso, insomma, su Twitch. Di Twitch ti sta al primo piano. Ti sta, capito? In home page fisso, cioè è una cosa complicata, insomma. Costa troppo che sì. Ah, ti faccio vedere un ospite che ho contattato. Ti do tutte anteprime, te basta, non dici niente. Io non dico niente. Dopo, se veniamo dopo, mi rivendo tutto. Sì, sì. Dai! Oh, questo ormai sta ingranato, ormai, raga, ormai... Adesso ho fatto la live con Ida Jespi, che è Luca Toni. No, quella me la so persa. Ma visto? No, me la so persa quella. Questo ormai sta ingranato, persa. Ormai, Luca Toni, oh, Luca Toni. Dai, Ida Jespi, pure. Bella, quanto è bello. Mi segue pure su Instagram. Pensa un po'. Pensavo proprio ormai a Io comunque, prima o poi dobbiamo fare una cosa, dai. Devi trovare il modo... Io devo far conoscere Mike Sciuscia al fio della mia ragazza, che ha 12 anni e gli piace, cioè gli piace, lo segue tanto. Lui guarda... lo potremmo organizzare un video sorpresa. No, è un video, andrebbe bene pure che fai una registrazione col cellulare quando lo vedi, gli fai ciao Cristi, per cui si chiama Cristi, poi quando me lo dici, pure fai ciao Cristi, e già glielo faccio mandare, questo è per solo per te. Okay, è già una cosa, e poi se prima o poi capiterà, come era capitato, che ne so, per compleanno tuo, che c'è sta la possibilità o un qualsiasi evento, mo quando risbloccheranno, risdoganeranno, e secondo le mascherine se potremo muovere, potremo fare qualche po' più di ammucchiate, se ci sarà la possibilità ce lo porto volentieri, perché almeno conoscerebbe pure, ma pure per dire, che ne so, Dexter, cioè queste persone qua. Sì, sì, ma io faccio Dexter, io faccio, come si chiama, Christian? Sì, sì, sì. Quello poi con calma, io papà. Che lui tanto gli piace Sciuscia. O così. Ma intanto Dexter. Sì, 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 sì. Tanto, ma io posso conoscere Stefano. Certo, Ciccio, vieni. Ammucchiate di avviar voto. Ho capito. Rubino for the child, giusto? Stefano, un video, un bel video sorpresa, come ha detto Rubino, è ottimo. Sì, sì. Gliela famo? Christian si chiama? Christian, sì. Allora, al disco tu devi venire a riprendere. Ok, a posto. E beh, noi stiamo a posto. A posto. Vabbè, l'hai acceso. Il papà io l'ho acceso, gioco nel bio, sto giocando tra lui, veramente ha fatto tutto. Se ingaggi un power della situazione te lo fa, ma è una roba pazza. Vabbè, frate, sì. Power lo conosco da 13 anni. No, lui diceva per quel discorso tipo del Grande Fratello, capito? Ah, vabbè. Vabbè, però conosco il manager. Bravo Paghi che si è followato al canale di Rubino. Bravi. Grande Paghi. Facciamo un altro shoutout al canale di David. Però sabato qua. Sabato qua paghi giustamente, ti dice. Poi se c'è proprio 20 euro da spendere. Pure di là. Se vuoi. Se vuoi. Allora, io tanto vi ricordo, shout out al canale Davide, per chi non l'ha fatto lo potete followare. Alle 6, se non gli esplode il piccimo che torna a casa, starterà. Esatto. La live. E poi stasera Fabio starterà alle 8 la live da qua. Quindi magari c'è sta pure l'overcrossing che ritorna Davide con tutto il mucchione. Che ne sai, tutto devo sapere. Ma adesso lui se ne va. E noi scartiamo la 3090, la vediamo dal vivo, perché stavamo tutti e tre. Ciao ragazzi, David. Io devo andare. Bella, da. Grazie di tutto. Grazie è a stato te. Un piacerone. Quindi ringrazio David e mi raccomando, alle 6 start, eh? Se tutto va bene, se riesce a montare tutto. Mo apriamo la 3090, no? Siccome c'era pure David e poi siccome sono passate le ordinanze, siccome tutto quanto, ho detto famo una cosa che poi non ci possono parlare dietro, che famo una mucchiata dentro i negozi. Allora, passa dal fornaio a pagare debito, lo dicono. Come stai, Nizio? A posto, ora bisogna prendere questo, devo far vedere sta scheda. Devo far vedere sta scheda che sì. E dai, su. Facciamo vedere sta scheda. Mettiamoci. Ritorniamo al setup originale. Beh, comunque un bel upgrade al PC, si è fatto David, un bel lavoretto. Ma mi avesse fatto la bici!
Ti dico che tanto era piena, eh. Grande Jampat che si abbona. Non ci credono che era piena. Fai vedere che era piena. Raga, cioè, mo te la faccio vedere. Tanto la scarto. L'unico negozio che si permette di tirare una 3090 solo perché è di un amico. Hai capito? Io ti tiro una 3090 in faccia. Hai capito? Se te stai... Ma me l'aspettavo, poi questo è matto, questo lancia, se cascavo poi dice vabbè che te frega tanto, da amici. C'ho fiducia nella tua prontezza, su questo non te posso... Meno male, ringraziamo come almeno assemblatore questo. Fai schifo a te, però... Vabbè, però come cosa, intanto che muori. Ah ragazzi, Gaming X Trio 3090, un rene, il costo, la star del momento, la scheda che è solamente un folle potrebbe pensare... Ma non posso abbassare la mascherina, visto che è andato via Davide? Sì. No, che sto, mi stanno a cascare le orecchie. Cioè, sono diventato Luca Toni, davvero? O Montella? Allora, la scheda che solo un pazzo comprerebbe, infatti, ad amici, perché è una scheda che sostanzialmente per il gaming è anche troppo. Cioè, visto le prestazioni della 3080, basta e avanzano. E quindi qui andiamo ben oltre. Oggi la facciamo solo vedere, la testiamo venerdì. Sì, anche perché, ragazzi, se leggete qua, cioè... 24 GB GDDR6X, che è più veloce della GDDR6 normale, infatti la montano solo la 3090 e la 3080, questo tipo di RAM ancora più veloce. Siamo pronti per lo scartamento. Lo scartaggio. No, volevo dire, ho detto vabbè, troppo. Veramente lo dicevo, mi sono dovuto fermare. Ma vediamo che la scheda era piena, effettivamente Fabio mi ha tirato una cosa che era piena. Che tanti, lo guarda, che gusto c'è sempre. Allora, eccola qua. No, tizio, la devo prendere, stai buono. Il prezzo te lo posso dire, ma potrei dirti anche che costa 100 euro, tanto non la puoi avere. Allora, io, scusa, abbasso un po' la gamma, perché almeno se noi saremo tagliati fuori dalla cosa, ma almeno la vedete. Allora, amici, mamma mia, da che slippa. In realtà è slippa, quanto è qua, 3080. Qui dentro vediamo che ci danno, che io posso rubare qualcosa. No, non li puoi buttare. Come no, certo, tutto quello che mi pare. Le sta pure zitto. Non c'è niente, io posso rubare. Ma Zusacchi interranno niente. Allora mi dispiace per te. Eppure qua. No, becchi. Meno male che gli abbiamo fatto reso, no poi dovevo mangiare, non lo dici niente. Eppure oggi becchi domani. Devi schiattare. Allora questo è l'ordine. È lo stesso della 3080. È lo stesso identico della 3080. Ma bene, fuori se siamo sbagliati abbiamo messo. L'order l'abbiamo fatto vedere prima in live su Instagram, sì. È molto anonimo, sembra come che dici, senti, ci mettiamo il logo, no, non ce lo mettere, però no, l'hanno fatto anonimo, c'ha solo queste tre lineette che contrastano il nero, diciamo, satinato, però devo dire che il fatto che sia più corto e fa in questa forma che va a stringere è meglio, e soprattutto questo tipo d'aggancio qua, avendoci il buco anche più in alto oltre i due in basso, riesce a stare molto più raccolto sotto la scheda e sicuramente la sostiene meglio, quindi avremo perso un po' di estetica, ma ci abbiamo guadagnato. Sì, te lo posso dire il prezzo, la scheda costa 1990 euro sostanzialmente, ma non è un problema di prezzo. Perché ti ho detto che tanto è inutile che te lo dico? Perché tanto sta scheda, se tu la vuoi comprare da adesso fino a febbraio, non la puoi comprare, quindi è inutile sapere il prezzo, solo quello. Ci danno anche dei gommini da applicare qui sull'holder, se noi riteniamo opportuno rialzare qualche punto specifico. Ma l'amici è un professionista. Poi la scheda è questa qua. Basta, la scatola è vuota, è finita. Sono stati molto minimal. Allora, ecco la scheda. L'apriamo. Sembra come che si sono sbrigati a impacchettarla. Tipo, sì, hanno fatto lì manca il logo. Non c'è un gadgettino. Non lo so. Vabbè, perché per loro dice questa è uscita la nuova scheda, non lo so, Beppe, dal gadget, non lo so. È vero che costa. È vero, sì, a Beppe, ma. Che ti devo dire? Capito? Non lo so, Rick, mi sembra falso. Il programma su Dimax, tutte volte la stessa frase. Allora, eccola qua, ragazzi. Questo è veramente l'oggetto del desiderio, più proprio più altro che Valentina. Pensa che l'amici sta guardando una cosa indifferita in questo momento. Io lo so che lui la sta guardando indifferita. Allora, ragazzi, questa. Poi, comunque, cioè, la scheda è molto potente, sì, però non è che c'ha 180. Due presette in più, ce la puoi mettere, invece mette quel griglione. Questo comunque... Vabbè, la stiamo tutti infamando perché la vorremmo a casa. È normale. Come si chiama il grafene qua fuori? No, mi stava a mettere i pannelloni. Vedi, non ci avete fatto le prese, un altro a due DisplayPort ci poteva mettere. Avete fatto il coso in grafene, c'è anche della plastica in mezzo. A merda, potevate fare una bella striscia del GB qua. A me così. Sì. La scheda sostanzialmente si presenta identica alla 3080, però vi dimostro che è una 3090.
eccola qua. Sì, sì, sta lì sopra. E questo qui la striscia LED che si vede anche sulla storia Instagram che abbiamo fatto oggi. Ciao a tutti. Ciao da grande David. E la striscia LED che si vede oggi sulla storia Instagram della 3080 di Andrea Marino, questa qui, sì, l'altezza anche è uguale, praticamente uguale, non occupa tre slot come la Founder che ti dicono, la 3090 Founder occupa tanto. In realtà, facendo la custom, la 3080 e la 3090 hanno la stessa identica misura perché hanno lo stesso identico PCB. Sostanzialmente credo che sia solo un discorso, anche se cambia il retro, eh. Cioè il PCB questo posteriore io oggi l'ho visto perché erano uscite delle foto riguardanti la parte dei chip della 3080 e 3090, perché parlavano che avevano quel difetto sopra i 2 GHz, crashavano eccetera, quindi l'ho vista quella 3080. In questo caso è diverso e quindi qui si nota che comunque c'ha 4 di questi, non vorrei dire un nome sbagliato, questo Luca ne sa più di me, mo te dice VRM, ma cosa se ne fa di questa scheda? Nulla. Mi pare che la 3080 non ha queste prese, ma allora a me mi sembra che questo backplate in realtà è meno plasticoso rispetto all'altro. Mo non te vorrei dire una sciocchezza perché lo sento più fresco mettendoci la mano. Condensatori, grazie Fasto, non mi veniva il termine. I LED sono mini, non occuperà tre slot, ma sullo slot sì, vabbè, non ci metti niente. Non so, guarda Luca subito come ho stuzzicato, non so VRM questi. Niente, i connettori ragazzi sono sempre 3 da 8 pin, la parte posteriore come dicevo oggi sulla storia che ho fatto su Instagram ha un HDMI e 3 DisplayPort. Giustamente dici che ci devo attaccare di più, io avrei preferito che ci fosse stato almeno un altro HDMI, perché per dire, io che ne so, a casa che ci collego nell'HDMI, ci collego il monitor, cioè la TV, quindi un cavo fisso e poi lo collego alla TV quando mi serve. E per fortuna ho 2 DisplayPort per i 2 monitor, ma chi magari ha un monitor che non ha DisplayPort ma ha un altro HDMI, devi utilizzare un cavo DisplayPort HDMI. A questo punto potevi far benissimo qua un altro HDMI. Perché c'è quell'apertura nel backplate? Questa tu dici? Questa serve per diciamo la trasmigrazione corporea della temperatura. Comunque, ecco, l'ho fatta vedere, fatta vedere, ho parlato di LED, ho detto che comunque sia, però no, ovviamente non è che non siamo ufficiali Nvidia. Allora il gioco in bundle richiede un'accettazione di un contratto, sul contratto c'è scritto quello che devi fare per avere i codici in bundle, noi a seconda del gioco e a seconda di quello che ci viene chiesto aderiamo o meno. Nella fattispecie per la serie 3000 non abbiamo aderito, quindi noi i codici non ci abbiamo. Esattamente. Poi a livello sì, estetico hanno fatto questi graffietti qui e questi qui sopra che si illuminano RGB, e la striscia LED questa che poi, come dicevo prima, sta sopra che si vede quando questa la scheda è infilata. C'è un bel mazzo di carte, ce lo metti sotto, appoggiavi e facevi la foto. Perché un mazzo di carte? Perché facevi il fermacarte. Giusto. Giusto, il fermacarte. Che t'ho dato. Bello, sì. In realtà l'idea è di Luca. Comunque è molto imponente, è vero che sì, è lo standard e 3 DisplayPort con HDMI. Allora, ma la nostra 2070 Super, la Type-C, come mai questa no? Hanno un po' abbandonato quel tipo di uscita in realtà, la Type-C l'hanno inserita nella 2000, poi hanno visto che non andava, hanno ricambiato strada. Ma in realtà strada. La Type-C che ti danno è una Type-C che comunque no, è come funge se funge da uscita video, la... No, funge da uscita video, ma io l'ho provata perché io ho la sua 2080, funge anche da Type-C se non è la Type-C sì, sulla scheda madre. Certo, però l'hanno eliminata sulla scheda. Questa sul Frost One entra per chi se lo sta... Tu lo te lo stai a chiedere, quindi non te sta a preoccupare. Secondo me per LED, logo, MSRG, Gaming Istrio era meglio, e no, non è ROSIC. Tu dici della serie 2000? Ma guarda, termicamente si vede che è superiore come scheda. L'unica cosa che ho, cioè l'unico difetto che ho dato a livello estetico secondo me è il discorso della barra dei LED sopra, che ci sta, è moderna, ci può stare. Io l'avrei fatta magari lungo tutta la scheda, ce l'avrei fatta camminare anche qua. Anche più sottile magari, e non così forse largo. Anche più sottile. E poi la cosa che, l'unica cosa è proprio, se devo andare a trovare il pelo nell'uomo, siamo onesti, si vedono i puntini dei LED. Mo tu dirai, sei fissato? Sì, io no, con LED RGB sono fissato. Oggi ci siamo se arrivati io a quel livello. Se io ho tutto nel PC,
che sono fissato, quindi ho le RAM di qualità, la scheda madre che non si vedono i puntini, e ho questa sbarra qua che mi si vedono i puntini. A me, dopo che ho speso due sacchi, permettimi, rode il culo, lo posso dire. Certo, assolutamente sì. Cioè, io ti parlo che comunque sia l'impressione che noi abbiamo, passando dalla serie 1000 alla serie 2000 e poi a questa serie, è che dalla 1000 alla 2000 c'è stato un come si dice, un miglioramento a livello estetico, perché noi, parliamoci chiaro, negli ultimi anni i computer vanno sempre più anche a guardare l'occhio dell'estetica, e nel caso poi del passaggio alla 3000, secondo noi hanno fatto un piccolo step indietro a livello di estetica. Poi noi andiamo a stringere dicendo non ce ne frega niente poi dell'estetica, cioè l'occhio è la sua parte, ma fino a un certo punto l'importante è che spinge come un'assassina e facciamo 144k scusa, 144 fps in 4K, anche se giochiamo, no, Joe, perché questa è una, Joe, questa è una scheda per il gaming, non è una scheda per chi ce la vuole. Questa è una RTX, questa è una scheda per chi vuole giocare ai massimi livelli. Per questo viene venduta ed è per questo che tu hai la striscia RGB e c'è un design che comunque è quello da gaming. Se fosse stata una quadro se ne sarebbero fottuti, avrebbero fatto il padellone e basta. Poi le ventole gli hanno dato, comunque hanno studiato, non è che hanno lasciato qualcosa al caso. Le ventole, due pale sono unite tra loro e una no, come vedete. Cioè, ammazza che occhio che c'è. Sì, la ventola ovviamente in questo caso si unisce, quindi a gruppi da due, quindi diventa una sorta di pala unica più larga con l'apertura centrale. Sicuramente hanno fatto dei studi interiori in galleria del vento, ma poco ci manca, per arrivare alla conclusione che comunque sia, attaccandole così crea un airflow che spinge, la tiene più... Non è vero di là che va per forza un torrente in giù, perché se la monta in verticale si vede come... Cosa? No, dice, dai, dice, che ci fai con l'estetica delle ventole, tanto poi viene montata a faccia in giù, non è detto. No, vabbè, non è per l'estetica delle ventole, perché per dire, la Lightning Z da 2080 Ti, cioè le ventole che erano tre diverse e facevano tre colori, non erano belli neanche quelli, ma erano fatti luminosi. Diciamo che loro sono stati molto semplici, perché dice, noi non è che stiamo producendo la scheda top di gamma del secolo, questa per loro è una classica scheda, sì, che viene, allora, messa in commercio. Io non ti voglio criticare, però ti spiego, è una questione di durata. Io sto esempio purtroppo non lo fa mai nessuno, io sono costretto a farlo. Quando si compra una scheda, si fa, tante persone lo fanno anche come investimento, che è sbagliato dire investimento perché la scheda si deprezza, però non tutti vogliono cambiare PC ogni due anni. Uno che vuole giocare in 4K con buoni FPS anche a 144Hz si compra questa. Tu dirai è overkill? No, perché io poi tra tre anni, quando uscirà Metro, uscirà Call of Duty 9, io ci vorrò comunque giocare a 4K 144. Come faccio? Devo premunirmi prima, devo comprare una scheda che mi consentirà anche nei 2, 3, 4, 5 anni successivi di giocare ad alti livelli. Se no, se segui questo ragionamento, chi ha comprato una 980 Ti o una 1080 Ti diversi anni fa è per forza uno scemo. Invece no, chi ha comprato una 1080 Ti all'epoca e magari stava giocando Full HD e gli hanno detto sei scemo e overkill, oggi sta giocando in Full HD a 144. Certo. E la cambierà, però se l'è tenuta 4-5 anni abbondanti, ad alti livelli. Warzone fa 2,40 a questa, oddio, la vedo difficile che non li faccia, Nello. In 2K pure li fai con questa, Ti dico 2,40 perché poi è il gioco che c'ha dei limiti. Comunque sì, diciamo che l'ha comprata oggi così e ha voluto fare lo sborone, come si dice. Sì, però è una questione, però di... sta, allora, a posto, ferma, per più anni. Anche io ti dico la 3080 è la scheda giusta da comprare. Poi ci sono quelle persone che dicono, senti, io per quel 10% in più posso spendere il doppio. Certo. E lì, se dico, vuoi il massimo... Era come chi ne comprava due all'epoca delle vecchie schede, tipo dammi 2780, che ce fai, scusa, comprane una, ti... no, ne voglio due e mettevi lo slide. Però sì, è normale che il ragionamento più estremo, il ragionamento più comune poi è quello invece di comprare una 3080 che va magari in 10% in meno, perché questa poi è una Titan, appunto, quindi è una scheda che se si fosse continuata a chiamare Titan nessuno l'avrebbe vista sul mercato. Ad oggi il top di gamma sarebbe stata la 3080 come punto di riferimento e basta, perché la Titan, ti dicevano, costa 2000 euro, ok, è overprice, overkill, quello che ti pare, ma sta fuori mercato. Invece l'hanno voluta mettere nel mercato proprio per venderne di più, proprio per fare gola a, alle persone che mirano alla fascia quella proprio enthusiast, per dire c'ho il top del top del top. È come chi se fa il gippone 4x4 per poi girarci solo al centro di Roma, 3000 CRD, capito? 4x4, ma hai mai preso una strada sterrata? No, al massimo il brecciolino fuori casa, dalla casa che ho
a Ostia. Ma che monitor ci abbina, Ste? Non lo, il monitor lo deve comprare ancora e sicuramente vuole, vorrà comprare un 4K 144, quindi giustamente sta facendo le cose con un certo criterio, ovvero dice: se ho speso 2K per una scheda, tempo che la prendo, tempo che un attimino ammortizzo la spesa, spenderò un altri 1500 per un monitor. Grande Marco Orla, non l'ho letto perché stavo concentrato, insomma, eh? Comunque sì, amici, bravo Alessio, conferma 4K 165. Vabbè, alla fine passo passo sta facendo in maniera avveniristica, anche un po' comunque molto più dispendiosa di quanto sarà tra 1 o 2 anni, quello che tutti guarderemo tra un po', tra un annetto e mezzo, quando se schede più o meno ci sarà stato il cambio generazionale, se vociferà dell'uscita della serie 4000, quindi 4000 tanto, eccetera eccetera, e i monitor 4K 144 165 saranno scesi di prezzo, ti parlo intorno ai sotto i 1000, tipo 800 700, questo prezzo qua. Tutti cominceranno a guardare, che diranno: forse faccio il salto, forse farò un monitor 4K 144 Hz, perché diventerà come ad oggi chi c'ha 2K 144. Non vi nascondo che lo farò pure io questo tipo di ragionamento quando sarà. Lui lo sta facendo semplicemente prima, pagando normalmente tanto di più sia la scheda grafica sia il monitor, però comunque lo comincerà a sfruttare da prima. Come chi si è comprato oggi una TV 8K, costa 7000 euro, una volta ce l'ha in salone, hai speso 7000 euro, quando la vedi fai... Tra qualche anno l'8K lo troverai a 450 euro in offerta da 1 euro da 55 pollici. Questo sarà. Però ci vuole tempo, ci vuole tempo. Alla fine è un investimento. Come fai quando la vedi? Così. Tutti giocano almeno Full HD 240, non devono farci giocare 4K ma fare FPS. Io no, io voglio giocare in 2K a 144, sinceramente. Full HD mi fa cagare. Come si Vede. Rispondi. Ormai ad oggi mi sono perso. Cioè non riesco più a giocarci in Full HD. Ma in ambito lavorativo non si straccia in tutti i tipi di lavoro professionale, pare. Non ho capito Blerpa che cosa. Quello evidenziato. Aspetta un secondo. Sorry, mi sono perso. Ste, non la possono chiamare propriamente Titan, perché a quanto stanno scoprendo, alcune persone gli mancano alcune funzionalità professionali rispetto alla Titan vecchia. Ah, ok, vedremo se le sbloccheranno. Strana scheda, sicuro una bestia, ci mancherebbe. È una scheda molto potente in realtà, ecco. È la classica scheda che dici: senti, devo farci anche dei lavori grafici. Perfetto, con questa ci puoi sia giocare che sia all'evenienza farci dei lavori grafici. Se no dici: se no, vai su una quadro. Su quest'auto che gira come pente. Sì, no, il Full HD non ci riesco proprio a guardarlo. Sicuramente perché tutte le volte che l'ho visto su un 2K. E quindi comunque mi si distorce, ecco. Dice: stream non iscrivono una scheda di acquisizione 2K o 4K, che acquisiscono 2K 144 o 4K 240. Quindi inutile. Allora, aspetta, noi abbiamo in realtà una scheda d'acquisizione della Elgato che si chiama Elgato 4K e acquisisce a 4K 60, mi pare, sì. Però è 4K, costa 500 euro come scheda d'acquisizione, ce l'abbiamo. Tanto è la piattaforma che non ti consente di streamare oltre il Full HD ad oggi. Quindi, però alla fine sai qual è la cosa? Che se io gioco in Full HD e streamo in Full HD, tu vedi un Full HD ricompresso in Full HD. Se io gioco in 2K e streamo in Full HD, tu vedi un 2K ricompresso, quindi il dettaglio grafico. Tu vedi lo streaming in Full HD, ma è più nitido e più pulito se io sto giocando in 2K, capito? Quindi è quella la cosa. Allora. Siamo cambiando scena? No, eccola. Ah, vabbè, giusto. Ho abbassato per la scheda. Sì, la scheda. Comunque, questa, la scheda questa è di Anamici. Beato lui, perché tutti la vorremmo avere. Ma adesso. Nel fondo, ormai io me ne sbatto i coglioni che lo presentano. Tanto il solito discorso. Ma fino a che non si può shoppare. Perché non la guardi, visto che devi farlo? Magari quando dicono sta startup, un attimo ti metti, la segui. Visto che sarai tu nel futuro. Perché tanto stanno 3 ore a parlare, a fare cose, a fare le slide. Io odio le presentazioni. Quanto l'hai pagata la scala? Te dice Tizio. La scala un par de plotas. Porca miseria. 180 euro. Sei contento che lavorerai quasi in sicurezza? Beh, almeno così non attenta la mia vita tutte le volte. Che tutte le volte dice: io ho paura di salire. Salice te. Ho capito. Poi vado a morire tutte le volte. Penso. Sì. Era meglio morire da piccoli.
Poi continuate. Allora ragazzi, noi ce ne andiamo. I prossimi appuntamenti sono proprio per stasera e poi per domani pomeriggio. Stasera alle ore 20, 20 e 10 circa starta Fabio da qua dentro, dal negozio, per fare un'assistenza live con voi. Cioè, un assemblaggio live tutto con voi. Tutto quello che ha assemblato lui, istituzione, sagrata di Cugliano. A PC, cioè a negozio chiuso. E il prossimo streaming è nostro invece con me domani da casa alle ore 14 circa. Con Formula 1 per allenarci per il Gran Premio di Spagna a Barcellona, perché giovedì sera ci sarà l'altro streaming in cui ci sarà la gara per il campionato Atom. Quindi tutto chiaro, stasera, domani pomeriggio, giovedì sera, tutto chiaro. Mo ce ne andiamo, ringraziamo David se poi riguarderà la live, eccetera eccetera. Ma poi chiama che ne riuscirà a sì, poi non riuscirà a collegare le spine. E mandiamo i credits e niente ragazzi, ciao a tutti, fate i bravi. Ciao. Domani alle 14:30 poi faccio la storia a Blerpone. Sta buono che se n'era per me stai ancora a venire i cornetti su via di Bustina. Comunque stai per Samar. Quando esageri, esageri.